Se invece fai l'approccio alla cazzo di cane, in 40 miglia ti hanno già tirato giù. Ah. Poi Vabbè, volevo fare anche pure. un'altra. Volevo fare anche un altro. Un'altra missione. Che è tipo la Canyon Run. Con tutti i SAM e le AAA. Che bisogna evitare tutto quanto. Quelle che fa i Grim Reapers. Grim Uff. Reapers. Quello Ok, è al net. divertente. Gelo, funziona tutto. Positivo allora. Funziona todos. Allora, Tranne parliamo. l'unica che ho provato è quella lì di fine missione, tra virgolette, però comunque. Qual è quella di fine missione? Quella che ti Allora, dice i blu hanno vinto, i red hanno Armi. vinto. Sì. Allora, ho caricato su a start mission un script file xarmist.lua, che mi sa che è quella la parte principale. Vediamo, xar. Allora, Xar, che io sappia, è dentro il Muse, non No, dentro il Mist. ma questo qua era, io l'avevo tirato giù quello del mist. Ah, vedi, qua c'è istruzioni. Mo te lo giro, te lo leggi. Pure in italiano, come cazzo è? No, Se sei l'hai italiano, tirato non leggo. la scheda di silenzio, no, ma se è italiano manco te lo giro, vuol dire che non l'ho letto manco io. Si Vabbè, ma. rifiuta, c'è qualche cosa che non va, o forse non l'avevo visto. Vediamo, assicurati che il mist sia caricato. Come scritto, nuovo, Tu vabbè, quale missione c'hai? Sì. carico lo script, ci sei, ma che io. La 4.00. Io però forse, non mi ricordo se in quella 4.0 avevo già fatto la modifica per i trigger audio, quindi forse te la devo rimandare quella che c'ho io. Avevo fatto solo quella modifica. Conviene che me lo dici prima, Aspetta che aspetta. controllo, perché se Però non l'ho fammi leggere fatto lo questo, in facciamo italiano ce l'ho, insieme. in italiano ce l'ho capito, vediamo. Comunque tu cerca intanto, dai. Chi cerca trovola. Dopo il mist, animale fortuna pazza, questo dovrai anche caricare il file audio beacon. Questo può essere fatto, io. Scendi un attimo. Sound Sì. country. Eccolo qua. Scegli un paese L'avevo già utilizzato fatto. come l'Australia, utilizzare in modo che nessuno effettivamente arrivare che questo l'ho Sì, fatto, devi fare perché. send to country, fai tipo Australia e Germania, tanto sono tutte quante le fazioni che Ah, abbiamo. aspetta, aspetta, se tu country, ecco qua, allora innanzitutto, vabbè, io metto Spagna, cazzo me ne Sì, frega. E tanto ci muoio. sono solo Russia, America e le due combat joint. Mo io devo andare a caricare sto file, che sarebbe bello sapere dove cazzo l'ho messo. Allora, di Roma che giochi, DCS, State preparando una missione? Script Neroni, ci Ciao sale, ti Gala. prego, ciao. Ciao Jace. Con questo stiamo litigando, C'è la missione giovedì, porcolo. iscriviti. Giovedì a che ora? Ma non sei. È verso mezzanotte l'una. Alle Che senso? 9, a che ora ci può fare la missione Ok. E io che ne Configurazione so? dello script, Aerei molte che ci opzioni di sono? configurazione di Batta a legge la combattimento. cosa e ci stanno ieri Assume dopo disponibile. aver Aspetta, appostato devo capire umanity dov'è che la missione, Zeus. nel canale missioni. Sì, Ok. sono abbastanza Blocco ritardato. slot, se vuoi abilitare il blocco di No, slot, non ti buttare così giù subito. disattiva l'aereo SG. Modalità sono. Allora, mo mi devo andare a vedere sto file. Traduzione, piace a te. Andiamo a vedere sto file F18 Sì, F. perché allora nello script nel XAR potevi mettere praticamente il tipo di elicotteri che potevano andare a fare il recupero. Quindi non c'era bisogno di dichiarare ogni elicottero, ogni gruppo perché fosse abilitato a farlo.
Ora stavo guardando. Ah, ok, qua bisogna mettere i prefissi invece. Come mai c'è scritto che è dalle 22? Tempo 22:00. Alle 21 si fanno i briefings. Ah, Sono ok. due briefing, uno per i rossi e uno per i blu. Ah, sono praticamente solo americani. No. Ah, ieri sì. Allora, in teoria era quel file lì, quello audio che era messo su sulla coalizione Su blu Coalition, inglese. non su Country, sì. Bravo. Quindi quello dovrebbe già Siamo. bastare. Si fa. Quello dovrebbe già bastare. Ma Adesso. tu hai modificato il file o a seconda dello XAR in modo che ci siano i tipi di elicotteri che possono fare lo XAR? No, non ho modificato un cazzo. Allora, i tipi che possono fare il... Vediamo, c'era qua la lista. Allora, Perché io mi no. ricordo che sullo XAR potevi mettere sia il prefisso che solo la tipologia. Ora sto leggendo su Muse che c'è il prefisso invece. Che si devono chiamare o elicargo o medevac, è il nome standard. Perché sennò non ti appare il menu. Secondo me qua non c'è. Non c'è più fregna per Dal te, Mistral, allora. dallo Yui, dal Mi8. Ma a me non mi pare che dà dei limiti. Qui stavo vedendo, perché carica due volte il mist tra i trigger? Ma chi? La missione, quella che tu mi hai passato, la 400. Aspetta, Cioè, fammi mission vedere. start Muse. Muse, poi Mist. Poi carica mist. C'è due volte Mist, non capisco perché. Forse l'avrà messo Lorenzo. Vabbè, lo tolgo, basta toglierlo. Delete. Poi vabbè, Perfetto. l'autolasing. C'è l'autolese. Poi carica il Combat Star Mist, carica lo script dell'Hercules, disattiva per le unità, i marker, tutte le varie cose. Niente, Senti, non so perché, ma sull'altro, su quello del XAR, mi faceva caricare anche Beacon Silent a un'altra country, che è un altro file che si trova dentro il pacchetto. no, su questa. Aspetta, allora, mo facciamo così. No, sulla Dimmi guida ho tutti. visto che c'è solo Beacon. Quindi va bene se lo dice la guida. Allora, mo io l'unica cosa è che voglio Giusto, sapere, vai cioè a che voglio fare area cercare di anche capire. te? Ti mando la missione, la metti sul server e si prova? Perché se no come si fa? Sì, no, no, se vuoi, ma se no puoi far partire anche il server dal tuo se vuoi fare i test al volo. Una volta che hai salvato la missione, vai su Mission nel menu principale, selezioni e fai partire il server. In quel modo è multiplayer in tutto e per tutto, quindi dovrebbe funzionare. Se non vuoi, se vogliamo fare le prove, se no mi devi passare la missione, la devo caricare, devi avviare, eccetera. Invece così, quando funziona, lo carichiamo. Ti sento malissimo. Non ti sento proprio più. Vai su al menu principale. Una volta che hai salvato la missione nel mission editor, esci, vai nel menu principale, c'è mission. Poi seleziona My Mission. Comincio con i 21. Vai, vai. Tanto io Ok. devo imparare a utilizzare questo aereo come aria-aria, quindi prima o poi imparo, cioè ci sto provando a Ma dirigermi. dove la... Lo osti tu, però tanto devi provare solo tu, cioè puoi provare tranquillamente solo tu. La trovo però sta cosa. Io
No, nel menu principale, dove c'hai molti. Sì, quello l'ho. Ci sono andato. Fai su Leo. Gli occhiali sono qua, Leo. Sì, sono andato, solo che io ce l'ho su un altro hard disk, su D. Prua 121. Come ci arrivo? Hai capito? Vabbè, dai, facciamo così, io te la passo, poi cosa pensa? Tanto. E dove usi Zeus nella missione? Te? 29. Allora. C'è il 29? C'è il 29, sì. Tutto bisogna sì, ma addio. Zeus, è inutile quello che stiamo facendo. Eh sì, ho visto. Tra due minuti si arrabbia sta cazzo di missione. Allora, aspetta, blocca provi. Qual è? Quella addestrativa? Quella del Caucaso. E allora, aspetta che... Che aspetta che? Ma vai su un altro server che non ci rompe il cazzo, ma te l'addestra col 29. Io col... Capito? Già che si sta riavviando, carica su nello stesso tempo che ci vuole quella nuova. No. Ah, sempre questa? Ho capito. Certo. Non avevo capito. Mi abbiate di pazienza, per cortesia. Mi sembrava strano. Mi sembrava strano. Ah, a te sembrava. Guarda, passamela, la carico io sul server, sul mio. Sì, sì, sto copiando il link. Bisogna fare di nuovo dei voli con l'F14. Sì. Perché... Che te manca? No. No, non è che mi manca, è che non mi ricordo più nulla. No. Vai, te l'ho mandata. Non mi ricordo più o meno le cose base. Come accendo me lo ricordo, ma il resto non mi ricordo. Peccato non c'è il favore. Peccato non c'è? Sì, 14 nella missione, sennò ti chiedevo di andare con quello. Quello lì. Non sto a capire un cazzo, che Nerone sta a fa un bordello della Madonna. Aspetta che gli abbasso il volume. Dimmi, dicevi? Peccato non c'è il 14 nella missione, sennò si andava con quello. Sì, ha detto che ce li mettono i 14 ma senza carburante. Sì, l'avevo intuito, il problema è che senza carburante mi sa di inutilità. Sì. Ma spinta. Come gli alianti, si attacca l'aereo davanti e si tira su, no? Sì, ma continuo a sapervi di inutilità. No, ma è un'illusione ottica, ora, praticamente. Stacco un secondo, ci becchiamo dopo. Va bene. Okay. Una cosa vergognevole, proprio. Ma come mai non ci vogliono mettere il 14? Hanno concepito una missione dove il 14 non c'è. Bellissimo Zeus, per me sei fermo. Ah sì? Sì, è stupendo. C'è tutto il fumo dietro e te sei fermo. È una cosa vergognevole. Ok, mi ha buttato fuori. Sì, anche a me. Fuera de fuera, il pacito. Oh, quindi uno senza cash, aspetta qui, è giusto armi. Sì, 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 e poi ti fai entrare un'altra volta, ti riapparirà il menu della scelta. Il select roll è vuoto praticamente. Eh sì, perché sta la missione quella che carica la missione originale. Roger. Ma praticamente te stai caricando quella nuova o sempre questa qui che c'era? Presumo che stia caricando quella nuova. Presumo. Quindi quella che bisogna fare? No. Missione nuova, sempre questa addestrativa. Come sono apparsi? Sì, sì. Ricominciamo. C'è da riaccendere. C'è da riarmarlo, riaccenderlo. Fare un po' tutti i cazzi. Ma quello lì è come l'F14? Nel senso è cliccabile?
No, no click. Fuel trunk. Volta col cacchio che aspetto l'allineamento lungo. Sense. F18 c'ha due tipi di allineamento. Come l'F14. Request rearming. Non c'è manco il mondo. Il giovedì è un air to air PvP, quindi ci ritroveremo contro Rearming complete. Pierzone. Yo. Ah sì, non so fare fuori bot, figuriamo le Vabbè, fai quello che puoi e poi quello che fai. persone. Ah sì, come bersaglio sarò utile. Vedi che a qualcosa sei utile? Servo a dare la kill a qualcuno. Ma può darsi pure che Capitassi. te dice culo. Sì, certo. Allora, select roll, UH1H, breathe, fly, ground clean, mother, non c'è. Aspetto al punto attesa per pista 07. Jenaman, buonasera Jena. Ciao ragazzi, ciao cara. Oh, Ora Armin. non è lunedì. Che è successo? È successo che sono bloccato con la schiena. Aia. Mi sto facendo bombe a manetta. Vedi? Che Adesso brutta. 5 giorni di malattia, poi speriamo mi passi. Sei flaggato per giovedì? C'è Giovedì una donna. cosa? Una missioncina. Giovedì sono a casa, si può fare se schiena lo permette. Roger. E muscoli insieme 2 volte al giorno. Ma stasera vai su Star Citizen?
Non lo so, ragazzi, io volevo tornare un pochino a cavolare perché sono fermo da 2 settimane sui aerei. Poi obiettivo raggiunto. Ho passato i 2 milioni e mezzo di Alfa Web. Ho preso la RAT. Come hai fatto a passare 2 milioni? Ah, si fanno facile adesso. Minando. Minando ti fai un botto. Ieri, no, domenica mattina, mi ricordo, sì, domenica mattina mi sono fatto 2 minate da 32 l'uno armi di Quantanium puro, puro, 32 Bella mia. puri. Perché quando c'hai un attimo non mi scrivi un messaggio con le coordinate e così ci vado a fare un boletto pure Non Allora, ci sono coordinate. no, allora, hai la prospector? Sì. Ok. Vieni con me e ti facciamo un po' di soldi quando vuoi. Allora, adesso praticamente il trucchetto è che quando trovi le pietre doppie o triple o quadruple, minchia, ieri sera abbiamo un giacimento armi, erano 11 pietre, tutte attaccate una dietro l'altra. Ne ha trovata una Aspetta, lì, su cap. Liria lì. Sì, sempre sull'Iria, sempre sull'Iria. Io ho fatto un giro stamattina o ieri mattina mi ricordo sulla cosa di asteroidi, non c'è più un cazzo, fai una fatica della Madonna a trovare. Invece Squalo. sull'Iria, sì, invece sull'Iria praticamente che li spawnano a bestia e quando trovi mucchietti di più di due pietre c'è Quantanium. Il problema è che si vede la quantità, devi calcolare la massa e la percentuale. Poi ieri ce n'era una da 8000 di massa. Cioè, da solo non riuscirai mai a spaccarla. Oh, oddio, sì, ce la fai con i gadget. E aveva il 52% di Quantanium. Ma Ci siamo riempiti la bestia. i gadget ne puoi prendere uno alla volta o li puoi caricare tutti Allora, insieme? i gadget, quelli nuovi che hanno messo, li puoi mettere uno dietro l'altro. Cioè, Ok. nel senso, li puoi sovrapporre. Roger. Mi diceva quel mio amico che avevo visto un video di uno che ha messo praticamente come una roba come 10-11 gadget. E ha minato una roccia di Quantanium con il rock. Comunque sì, i gadget servono. Il problema dei gadget è che ogni tanto si buggano, vanno sottoterra e addio fichi. Io al terzo che ho perso mi sono rotti i coglioni. Perché sono gadget che costano 10, 12, 15, alcuni 20. Però noi andiamo praticamente con uno con la testa, con la Helix, quella più potente, e una con quell'altra, come se non mi ricordo come si chiama. L'impact No, l'altra, la Lancet, con qualche gadgettino dentro, con qualche consumabile, spacchi qualsiasi tipo di roccia. Ci dividiamo il raccolto, o meglio, delle volte facciamo prima uno, poi l'altro. Ci sono, quando trovi giacimenti con 4-5 pietre, così uno rimane e lascia il punto. O se no, con il robo della cassa. Ieri l'abbiamo provato, vai a prendere una cassa e la lasci lì come punto, in modo che quando torni sai già dove tornare. No, no, soldi ne fai a bestia. Però solo Quantanium. Io Dopo ho cena portato ci a andiamo? minare. Vabbè, non c'è. Non so, qui non si fa niente. Io mo mi sto addestrando un po' col 29 per giovedì. Però se vuoi ci possiamo andare pure adesso. Dimmelo Va te. bene. Hai detto che volevi volare un po'. Vola un po, No, io volevo volare, poi non so se c'era qualcuno stasera, perché io volevo volare stasera allora. Non no? Ah. so, come volete Io voi. tra poco entro, stavo vedendo una roba con Nerone, però se n'è scappato e quindi non la sto vedendo Ma con entri Nerone. dove? Sul server. DCS? Sì. Allora dai, no, facciamo DCS, dai Zeus. Tanto sono a Mamma. casa sti giorni, ci vuoi farti un po' di soldi. Sì, tesoro. Sì, abbiamo provato ieri sera a fare uno o due run di bunker, ma sono mega buggati. Praticamente ieri abbiamo fatto un bunker, Come uccisi tutti. I un bunker. bunker, sai che c'hai le missioni FPS con i fucili. Ah. Niente, praticamente stavamo lottando. Non so come sono. Che cazzo ne so, sono spawnati di nuovo. Anzi, no, aspetta, noi ne ho spawnati. Erano i poliziotti. Ah, Sì, sì? guardi. Erano le guardie. Si sono incazzate, che no? E
Non lo so, io bevo un crime stat, non so perché. Io praticamente stavo facendo la missione, poi mi sono accorto che stavo morendo di sete, ho detto guarda, vado sulla stazione spaziale, mi setto, bevo e ritorno. E evidentemente questo lasciare e ritornare mi hanno calcolato come... sai che non c'avevi tipo... più la missione? No, la missione c'era, Armi, non capi... quando sono entrato mi diceva area, sai che ti dice restricted area? Sì, perché non c'avevi più la missione. Però a me mi segnava in alto. Se tu avevi finito il bunker, la missione sì. Era finita. Sì. Molto probabilmente avevi preso un'altra missione e pensavi che fosse quella. No, non ho preso niente. Può essere però. Praticamente Se ti esce restricted area te ne devi andare veloce, perché sennò ti prendi. Io non lo sapevo. Invece non solo ho preso il crime stat, mi hanno ucciso, mi sono fatto la galera, ma hanno ucciso anche il mio compagno. Perché praticamente si è messo come scudo davanti a me e l'hanno ucciso. Quindi abbiamo perso cassa, materiale, navi, abbiamo perso tutto. Niente di che, per carità. Davanti a te. Però... capisco il coraggio, però... No, eravamo come due coglioni, Armi. Sai quando sei sulle casse che stai lottando, sposti, destra, sì. Sinistra? Cioè, non puoi saperlo. Quindi praticamente sono arrivati i colpi, lui era davanti a me, sparavano a me. E hanno preso lui. No, là, quando sei dentro non ti devi più allontanare. Non lo sapevo. Ah, ma avevo il 2% di acqua. Adesso lo so. Ma è una porta da una cazzo di bottiglietta appresso. Che cazzo, ho detto facciamo veloce. Poi dai, ne facciamo un'altra veloce. Sì. E niente, siamo morti così. Però vabbè, sti cazzi, voglio dire. Io sono esploso male l'altro giorno con una pietra di Quantanium per una laggata. Guarda, volevo morire. Anche a me, sono che tu sei morto? È morto, sì. Polverizzato più che altro. Invece io ero botto che è escluso mezzo pianeta, cazzo, lo Star Killer. Io invece ero abbastanza distante, è esplosa la roccia, ma la gatta è esplosa la roccia, mi ha spaccato quasi completamente tutta la nave, quindi sacche laterali, e addirittura mi ha tolto il laser davanti, il motore, mi ha spaccato tutto e sono andato giù. Però io ero ancora vivo. Quindi però ero fermo lì, quindi mi sono dovuto suicidare quando alla fine. Sì, quando lagga il server così è una merda. No, io stavo proprio al limite limite, capito? Riuscivo sì. A farlo senza usare il purge. Era proprio preciso. Stavo con la helix, avevo trovato il pietrone. Mi ero messo un centimetro di distanza e stava salendo pianissimo. A un certo punto ero proprio lì al limite, mi ha dato 3-4 secondi di laggata. Mm-hmm. Appena uscito da questa, si è ripreso dalla laggata, mancavano forse 2 secondi all'esplosione. All'esplosione. Perché nel frattempo si era caricata completamente, perché la Helix carica a 300 all'ora l'overcharge. E ho avuto il tempo di dire solo. E infatti guarda, non so, piccolo consiglio, adesso sti giorni che ho minato molto la Helix, sarebbe da non usare, perché ho notato che la Lancet con tutti i gadget e tutti i consumabili riesce a rompere rocce di anche 7000 di volume. Quindi ciao Gelo, ciao Bruce. Hello everybody. Gli ho visto rompere una ieri sera o ieri pomeriggio, non ricordo, da 8000 di volume, e c'aveva su 4000 di quant'anni, 40% di quant'anni. Gliel'ho vista rompere, ha messo due gadget e i consumabili. Ho visto anch'io quel video, infatti oggi ho provato, però non mi sono serviti. No, i consumabili sono, cioè i gadget sono spettacolari, cioè da solo riesce a minare. E con la Lancet, no, con la Helix. La Helix, se la dovete prendere, lasciate stare, soldi buttati nel bidone, perché costa anche un sacco di soldi. Per Quantanium la Lancet è quella buona. Sì, ma solo il Quantanium mini. Cioè, ti sfido a minare altro, non serve un cazzo. Beh, ma il Quantanium è quello che va a fare i soldoni. Io mi sono comprato la nave in 3 giorni. Sei loccato? Ho loccato. No, sei loccato? Non lo so se mi avverte questo con loccaggio. Non lo saci. Nonna, io ho loccato a uno. Potrei sparargli, ma ho paura di sparare a te. Comunque raga, la Raft è bellissima come nave, costa poco ed è veramente veramente bella. Non ce l'ho presente sta nave, qual è? Ma il problema è che al momento
Eh no, non serve a niente al momento, ma dalla prossima Sì, no, è patch, molto bella. se è vero col fatto che dopo ti dovrai caricare tutto il materiale, così mi hanno detto, ha voglia caricare, invece con quelle... Te hai la ULA, vero? È molto più semplice con quelle navi, cargo. Cioè, o meno, è più veloce il caricarle. Perché dicono che metteranno questa griglia dove tu fisicamente dovrai caricare il materiale. Ha voglia a caricare, se devi Sì, fare se c'è dei crediti. materiale da comprare, perché se no continuo a ignorare completamente il commercio, perché hanno rotto i coglioni loro. Caricare la C2. Ma scusa, il mining che fai è materiale? Cioè, se io adesso devo caricare per dire 100 scoop di Quantanium, cioè mi ci vuole un tot di tempo per caricarlo. Invece Certo. con quelle cargo lì è più semplice. Beh, vabbè, anche là in Ma qual realtà è sta Helix? Chi mi devi manda una foto staccarle della fuori. Helix? A parte il fatto che la hull, no, la hull può atterrare con il cargo aperto. In Perché il che problema è senso? che le hull, solo la hull, la A, può atterrare con il cargo aperto, dispiegato. Tutte le altre, se non mi sbaglio, dalla C in su, non possono atterrare con il cargo aperto. È come scaricare, scusami. Quelle servono solo per il commercio tra stazioni e stazioni, tra stazioni spaziali e tra stazioni spaziali. Sì, ma questo carico che tu avrai, che sarà 1000 scoop, come lo scarichi? Container. Ecco perché a cosa serve la raft. La raft serve a quello, non serve a caricare i pacchettini. Quindi a spostare i container dalla nave Alla stazione. alla stazione. Come la Figo UL questa cosa. A, la stessa cosa. La A e la B servono per spostare i container sulle C, D e Figa questa cosa, eh? E. Eh sì. Molto bello. Molto, molto. Però chissà quando lo vedremo. Eh sì. Però, io Ah, sincero, questa patch mi ha strabiliato. allora, Questa io patch mi ha fatto cagare. sono Sta piena di bug. felice se seguissero e mettessero i quanta entro fine anno o a fine anno. Di che cosa io? Sono i quanta. I quanta sono praticamente delle entità NPC che tu per il 90% non vedrai, però sono quelle che faranno l'equilibrio di tutto l'universo, cioè nel senso che comunque tu nel tuo sistema avrai più o meno tra le 12 e 13.000 di queste entità. Queste entità saranno ognuna a sé stante, nel senso che avranno una loro, tra virgolette, storia, e saranno come dei personaggi con ognuno le sue specialità. Quindi ci sarà il bandito, ci sarà il pirata, ci sarà il cacciatore di taglie, ci sarà il poliziotto, ci sarà il commerciante, ci sarà il miner e così via. E se ad esempio ci sono un tot di player che andranno a comprare l'aranite da una parte e vendere dall'altra, man mano il prezzo scenderà. Ok? Per riequilibrare questa situazione, aumenteranno in quel settore il numero di pirati, aumenterà il numero di entità di sicurezza e diventerà più cattiva anche la sicurezza, come diventeranno più cattivi anche i pirati in quella zona o su quella tratta. Al momento, per esempio, se tu fai i salti durante le missioni tra un pianeta e l'altro, ti possono bloccare i Ninetale, però in maniera completamente random. Assolutamente random, sì, è vero. Invece, più avanti sarà random, ma la frequenza con cui ti potranno bloccare dipenderà da quanto è impegnata quella tratta. Se tutti faranno quella tratta, avrai molti pirati in quella zona. Quindi ci sarà meno. O dopo il mesh, come si chiama il mesh? A parte del server meshing, Server meshing. perché anche loro lavoreranno contemporaneamente su più server. Ovviamente tutto questo è per il 99% simulato, nel senso che tu non li vedi questi che fanno avanti e indietro, perché sarebbe follia Certo. avere 15.000 entità.
però le vedrai tu singolarmente se sarai in una zona. Per esempio, se ci sono tre quanta che stanno facendo trading in un outpost, tu li troverai lì una volta che sarai lì. Nel momento in cui ti allontani, non sarai più in zona, loro spariranno. Però i calcoli a livello server continueranno ad essere fatti. Grande Zeus. Ok, rientriamo alla base a fare rifornimento. Molto figo, perché verrà implementato anche il sistema di missioni dinamiche. Quindi avrai un tot di missione tipo trasporto passeggeri, e quindi là avrà un motivo di esistere anche la Starliner. No, la Starliner. Cos'è la Starliner? È la quarta versione, diciamo, della Hercules. Ah. Che sarebbe quella trasporto passeggeri. Beh, la 890 Jump non è trasporto passeggeri. La 890 Jump è uno yacht di lusso. E invece la Starliner è un... E già c'è la Starliner? È un jumbo. No, perché non serve assolutamente a nulla, quindi... No. Zeus, ruota 304 gradi. Beh, credo che Dino non serve a nulla, però c'è... La Reclaimer non serve a nulla. Reclaimer. Però la Redeemer, la Reclaimer, dalla prossima patch, dalla 3.19 se non mi sbaglio, non mi ricordo se era la 3.18 o 3.19, appena mettono la Vulture, la Reclaimer sarà molto importante per il lavoro che fa la Vulture. Come non ha molto senso adesso la nave quella di rifornimento, cioè, oddio, adesso un po' di minimo di senso se vuoi fare un po' di gameplay, cioè, ma se io devo fare carburante, cioè, non vado a chiamare uno che mi dà il carburante a pezzi raddoppiati. Ma sarà, cioè, quello servirà nel momento in cui metteranno questo nuovo sistema. Esatto. Pyro, per esempio, sarà, non potrei atterrare quasi da nessuna parte su Pyro. E quando sarà questo? Quello è il problema. È tutto legato al server meshing. Se è vero che il server meshing entro fine anno, quindi dovrebbe essere tra ottobre e dicembre, verrà implementato, non sarà assolutamente male come cosa. Calcola che il sistema che hanno fatto ora di miglioramento del sync, che sinceramente funziona, a parte i problemi collaterali creati, fa parte del server meshing. È una cosa necessaria per implementare il server meshing, perché è il netcode, cioè non è nient'altro che il netcode, che è quello che fa cacare su Star Citizen. Finché non metteranno a posto il netcode, ci saranno i 30k, ci saranno i desync, ci saranno tutte ste minchiate, i 2 fps a Horizon. Cioè, è tutto quanto a colpa del desync, del netcode che fa schifo. Il netcode è praticamente quelle porzioni di codice, quel motore che gira per sincronizzare il tuo client con il server, a livello di texture, a livello di tutto ciò che può variare sul server e il tuo client deve conoscere. Io non me ne intendo moltissimo, però ti dico la verità, è migliorato, secondo me ha fatto due scalini stavolta. Figurati mettere un server meshing senza fare queste modifiche qua, che un bagno di sangue, diventa veramente ingiocabile se fai un server meshing senza fare queste modifiche. Quindi ti ho detto, dipende tutto dal server meshing, che ne parlano da quando è uscito praticamente Star Citizen, però non lo mettono per un cazzo e per un altro. Ora, se non spingono in quella direzione, la gente inizierà a bestemmiare in turcomanno. Sì. Cioè, va bene l'investimento che ci fai, perché comunque io sono più che felice dei soldi che ci ho buttato sopra Star Citizen. Però fammi vedere che c'è progresso, capito? Un pochettino si è visto con sta patch, dai, su. Per me nettamente, cioè, il fatto dell'inventario è stato una cosa rivoluzionaria, il fatto che puoi vendere le cose. Sì, degli inventari, anche il fatto degli outpost, che per fare per aggiustare le cose, cioè, quelle sono cose carine. Però porca puttana, la mappa ancora non funziona una merda, rifatela. Ce n'è una versione su internet della mappa che è loro, l'hanno fatta loro, che è molto più figa e molto più funzionale.
Bastardi. Tu hai mai visto lo Star Map di Star Citizen? No. Mo ti faccio vedere una cosa bellissima. Diciamo che si perdono, intanto si perde un bicchiere d'acqua. Fanno ah, sì, ma... grossi miglioramenti da un lato e rubino. Ma addirittura leggevo, non so, da qualche parte, infatti ho detto armi, addirittura si sono fissati adesso sui movimenti delle lenzuola dei letti. La gente è incazzata per questo. Ma che cazzo ce ne frega a noi? Guarda, guarda. No, ma poi, cioè, hai messo, dico io, hai messo la cosa che puoi vendere? Fammi vendere in blocco, non mi far vendere un oggetto alla volta. Perché se sennò... vuoi... Stai guardando? C'è... Sì. Aspetta, che guardo pure io, aspetta. Questo è l'universo di Star Citizen finito. Una quarantina d'anni. In 3D è praticamente, no. Ah, questo è Stanton. Ok. C'hai tutte quante le cose, per esempio andiamo su Arcorp. Questo è il jump point per Pyro. Dove prima una volta stava... Jump point? In ogni sistema? Ce n'è solo uno di jump point su ogni sistema? No. Perché c'è, okay, ad esempio, questo è per Magnus. Qua ce ne sono solo due. Quindi su ogni jump point che vai in un sistema. No, ce n'è un altro, uno su Terra. A destra di Maya Plute. Posso andare tutto? Ah sì, l'altro è per jump Terra. Point. Che se dovrebbe essere la capitale. Allora, in teoria ci puoi andare solo con le grosse. Ma semplicemente per una questione di carburante, perché non vai da nessuna parte con i caccia. I caccia possono girare all'interno Beh, sì, anche come possono andare all'esterno. È giusto che sia, tra virgolette. Oh, voi che siete tutti, mica sapete se faranno un casino spaziale. Guarda, no. Guarda che mappa. Cioè, è spettacolare. Guarda questa mappa qua. Se la mettessero sul in game, questa mappa qua sarebbe la svolta. Fatta benissimo. Porco Giuda, cioè ce l'hai da una vita. Calcola che questa è vecchia, perché vedi è vecchia però è figa. Sì, questa è vecchissima. Addirittura c'era una competizione, purtroppo ancora non c'ero quando non ero ancora arrivato, quando l'hanno fatta, che tu dovevi trovare in mezzo a queste robe qui, dovevi andare a trovare il trovavi una skin per il per la Mercury, la Star Runner, una skin bellissima tutta nera, l'advocacy, che non si trova più purtroppo. Questo è Pyro. E qui non ci saranno nessun tipo di stazioni, niente? Tutti pirati. Quindi non c'è neanche legge, non c'è un cazzo. Qui chi vuole fa casino. Che? Davvero? Vabbè, sarà un macellaio. Bagno di sangue, questo è il regno dei pirati, praticamente. Però ho visto qualche screenshot di come stanno facendo alcune cose, cioè sono fighissime. C'è anche mi hanno tolto da Stanton, mi hanno tolto Levski, che era il posto più bello di tutti quanti. Non so se l'avete mai visto, Levski. No, c'ero. Dove si potevano comprare pure le astronavi? Che motivo si ha per andare su questo sistema? Cioè deve essere attratto qualcuno per andare su questo sistema, perché sennò io non ci sarà tutto il sistema del commercio. Quindi ci saranno cose interessanti. Eh beh, sì. E ad alto costo e ad alto rischio. Sì. Guarda che figata era l'Eschio. Era tutta così. Tutta quanta tipo è perché è una stazione mineraria l'Eschio. Era troppo troppo, guarda, questo era all'interno di, cioè per entrare nel, aspetta vediamo se c'è qualche Leschi, io mi ricordo, ma perché l'hanno tolto, non c'è più? Delamar, sì, era stata presa in prestito da Pyro. E poi in un aggiornamento nella 3.10 perché mi ricordo che qualcosa di questo genere qui, aspetta dove
questo, questi erano i pad. Sì, sì, me lo ricordo questa qui. Senza atmosfera, ti facevi dei giri qua in mezzo ai canyon, in mezzo alle montagne, che era super figo. Ah, questo non c'è più, pensa a te. Era molto simile a Grimex. Infatti, me lo stavo dicendo. Però molto più industrial. Perché comunque è una zona di miniere, quindi anche molto molto pirata. Figo. Scusa, ma per andare a minare in quel gioco lì è un casino. E sono tutte zone pirata. No, beh, questo sistema qui ancora non c'è. Però quegli altri posti di là li puoi beccare. Beh, uno può anche scegliere di fare. Io di scelta mia voglio fare il pirata. Adesso non è facile perché fai fatica a trovarsi. Un sistema grandissimo. Al massimo ci stanno 50 persone. Faccio fatica a andare a predire da armi che trasporta, che ne so, l'aranite e andarlo a derubare. Come cercare un ago in un pagliaio. Di mettere nei punti strategici. Sì. Nei camperare, capì? Come arriva qualcuno. Sì. Sai, coglioni, come poi, vabbè, fare il pirata, sinceramente, cioè, ti becca, non puoi atterrare da nessuna parte, ti beccano, ti fai la galera. No, su Pyro non... nessuno ti rompe le balle. Ci sarà un posto dove possono stare, se no uno solo. Voi avete mai visto il video di quando mi hanno piratato? No. Cioè, io non lo farei mai, ti dico la verità. No, noi la cosa che ci divertiamo a fare sono tipo le trappole. Capì? Che uno si prende la criminalità e il primo che lo viene a cercare si becca 2-3 missili di ballista addosso. Quella è una cosa che fai, sai, una tanto. Cioè, un po' di scocci. Ho capito, ma ti prendi un crime stat anche livello 3, lo sai quando devi passare in galera? A meno che non ti fai l'emissione. Prima di andare a dormire te ne vai in galera. Esatto. Io l'altro giorno c'è il PC acceso, Ma quale devi lasciare il PC acceso? Spegni tutto, il giorno dopo hai fatto le ore di... Non so se funziona così. A me funziona così, non lo so. 6 ore normali, non 6 ore di gioco. Sì, se no nessuno farebbe mai criminale. No, è meno peggio di quello che sembra. Lo spazio, che regole ci sono? Devi dare la precedenza a destra. Appunto, cioè. No, se tu mi prendi e mi uccidi, ecco già che sei un criminale, voglio dire. Dipende. Io vado nello spazio, sto ucciso. Poi in prossimità di un buco nero la precedenza è a chi vedi. Perché a quel punto destra e sinistra non ha più senso. No, per dire, una stronzata, io ieri sono entrato in un restrict area, mi hanno dato il crime stat e non lo sapevo. Adesso lo so. E ci vai più spesso. Col cazzo, ne mi sono fatto 15 minuti di galera ieri sera. Bastardi. 15 minuti. Puoi prenderti l'ergastolo in qualche modo? Ah beh, se il crime stat 4 o 5, addirittura mi sa che c'è anche il livello 5. L'altro giorno sono arrivato a livello 5 perché me lo sono preso per una cretinata e ho detto vabbè, a questo punto facciamo il macello, vediamo che succede. E sono rimasto tipo 7 ore. Sì, però, cioè, capito, era prima di andare a dormire, quindi poi quando... Sì, questa cosa non la sapevo, capito, poi mi hanno detto devi fare 7 ore di PC acceso, ho detto vaffanculo, ho detto manco morto. Piuttosto vado a fare la missione, ci sono 2-3 missioni dentro che ti tolgono il crimine. Anche se hai 7 ore, ti fai 2-3 missioni e te la tolgo. Quindi alla fine non sono 7 ore vere. È al massimo... Ah, pure nello spazio c'è la buona condotta? Sì. Già il fatto che ci sono le leggi nello spazio... Tu quando stai in galera vai a lavorare per la galera e risparmi tempo di arresto. Ti abbonano del tempo. Servizi socialmente utili. Ah, ecco, salvatomi il bookmark. No,
c'è più niente. La missione dell'890 jump non c'è, cioè, o meglio c'è, ma mi ha detto che è bagatissima. Sì. Quella era bella di No, no, si fa, missione. si fa. Si fa? A me mi ha Quella sì che è spawnato bella. un bandito e mi ha seccato. Mortacci sua. Se c'è qualcuno Vedi? che vuole formare, io ci sono. Questo Army 711 qui. Aspetta, dove sei? Aspetta. Che cazzo d'astronave è questa? Questa è la Mantis. Perché mi avevano bloccato il Quantum, vedi? Quindi Ma minchia, la non è che Mantis ti funziona. blocca. Ti Cioè. jammera? Fa tipo un jammer? Sì, che funziona entro i 20 km tu non puoi più saltare in Quantum. Sapevo. Ti esce il QT jammed, Sei infatti costretto a qua combattere, insomma. stavo. No, io qua non ho combattuto, stavo con la Caterpillar. Qua stavo cercando di uscire dall'atmosfera, però vedi mi stavano sbonnando i motori. Non ho capito, l'hanno rubato il carico o ti hanno ucciso? Nessuna delle due. Praticamente non mi riuscivano a scannerizzare. Mi hanno scannerizzato quando c'avevo la nave vuota. E c'era un bug che praticamente tu se facevi il primo scan, gli altri che facevi dopo non ti davano il contenuto. O ti davano lo stesso risultato del primo scan. Quindi pieno vuoto. Avevo caricato pieno di Laranite. Quindi con Azzo. il carico pieno di Laranite stavo. Io sono arrivato giù e non c'era nessuno. Sono uscito, mi sono messo nella nave, tempo 3 secondi, c'avevo 6 navi intorno a me. L'hanno seguito. Però se Sì, rimanevi erano là non lì ti a fare facevano il palo con i niente. motori Quindi spenti. si camperano, capito? Cioè si fa così perché sennò ti vedono. Quindi io sono sceso, non c'era nessuno, sono entrato, ho comprato, mi sono rimesso in nave e sono ripartito. Tra poco inizia tutta la parte di... Eccolo qua, vedi? Loro mi avevano chiesto 100.000 di access fee, full protection, all day pass, quindi io praticamente mi avevano mandato l'invito al canale e mi avevano detto per 100.000 ti facciamo andare via e non ti rompiamo i coglioni per tutto il giorno. Io gli ho risposto 25. Hai contrattato giustamente. Giusto, perché tanto sapevo che mi avrebbero ci ho provato, capito? Perché volevo capire loro se erano riusciti a scannerizzarmi, perché chiedermi 100.000 per un full di Veranite sei un pazzo. Mi chiedi almeno 250, cioè è da pazzi chiedere 100k per. Da lì hai capito che loro non sono riusciti a scannerizzarti. Eh no, perché io avevo 350 di guadagno su un carico di Laranite. Porca Quindi troia. chiedermi 100k glieli avrei anche dati nel caso in cui non avesse funzionato il qua il. Vedi, non mi stavano rispondendo perché stavano parlando fra di loro. Infatti gli ho scritto questo. Scannerizzalo, scannerizzalo, ma non funziona, scannerizza, scannerizza. Vedi, ora dicono fai 50 ultima offerta. Vedi, well barter, 50k. Barter significa commerciante, significa. E là gli ho dato anche 50k perché sapevo che non mi avevano scannerizzato, non sapevano che stavo full Laranite. E tu potevi dargli i soldi e loro ti ricevevano? Potevi Potevano dargli i soldi? cancellarlo. Sì. Se tu gli davi i soldi, loro avevano un modo per ucciderti lo stesso? Sì, loro mi tenevano sotto scacco, erano 5 navi. Poi è giammerato. Vedi, qua gli ho detto ok e gli stavo mandando il beacon perché prima non si potevano mandare i soldi. Ah, quindi volendo armi, vedi, dimmi se è giusto. Io potrei anche in questa Vedi? situazione, potrei anche salire sulla tua nave. Sì, c'erano. Il problema è che salire sulle navi non serve a niente in questo periodo. Cioè, pure che sali sulla nave non puoi vendere il carico, quindi.
sali sulla nave, li ammazzi, non ci guadagni niente. No, metti caso che io non riesco, non riesco a scannerizzare la tua nave, posso salire a bordo? Se ci riesci, sì. T'ha lasciato per salire su una caterpillar, la caterpillar deve, vedi? Have a good day. Thank you for the service. È stato anche un bel amore. Questo è stato un bel roleplay anche, vedi, bellissimo anzi. Arrivo subito, infatti ragazzi. Loro hanno messo il posto su Spectrum perché era rara questa cosa qui. Bello, arrivo subito. Roger. Non gliel'hai nemmeno commentato, guarda, sei proprio vergognoso. Certo, quello l'ho commentato, aspettate perché l'ho commentato sotto. Capisco che... Lei ha scritto gentilissimi. No, gli hai detto erano 350k di quel materiale lì. L'Aranaite. Scrivergli una cosa del genere e mettersi un mirino sulla testa. Me. Ma no, sì, ma figurati, cioè, prima che mi riescano a inseguire e trovare è praticamente impossibile. Come ti hanno trovato, scusa, in quel momento? Hanno trovato me, ma poteva essere chiunque altro, nel senso, se loro invece dovessero cercare me proprio, armi, non sarebbe possibile trovarmi. Ok. A meno che non c'è qualcuno che c'ha l'amicizia con me e può entrare nel server, o qualcuno di loro che si trova, che si riesce a trovare nel mio stesso server e avvisa loro, gli dice di entrare, non ne vale la pena, capito? Cioè vuol dire farsi un pomeriggio solo a cercare te. Sì, ma poi comunque no. Cioè è la giocata che è stata bella, quindi in realtà fino alla fine cioè non ci avrebbero nulla contro di me. C'era uno che faceva così nel... Sai, magari dicendogli che avevi un carico più grande, che ci potevano guadagnare per conto due, no, quattro volte tanto di quello che ci hanno guadagnato, penso che sarebbe girato un po' le balle. Sì, ma t'ho detto, non lo fai per i soldi, lo fai per la giocata, cioè è tutto quanto così. I pirati che non lo facciano per i soldi mi sa un po' di strano, però. No, in questo Star Citizen, cioè in Star Citizen è molto roleplay, perché o te lo crei il gioco oppure non c'è. Star Citizen è una sandbox praticamente, con qualche missione dentro, però la maggior parte delle giocate te le crei tu. Fuck you and you and you. No, è stata figa perché io andavo da solo a fare sti giri, cioè andavo a fare due caterpillar, tre caterpillar, facevo il carico, facevo avanti. Ma ci potete andare anche più di uno, vero? Lo fai? Sì. Ma là stavo da solo quel pomeriggio, stavo andando, cioè stavo facendo i miei soliti giri. Magari puoi avere un tuo amico che ti protegge da queste cose, puta casa. Ma infatti noi abbiamo il gruppo, quando facciamo le... se facessimo delle... se ci fosse un motivo per fare il... per fare commercio, sarebbe così. Ah, ok. Il problema è che al momento non c'è alcun motivo per farlo, perché non trovi niente da commerciare, quindi le navi da carico sono abbandonate a se stesse. Però ti dirò, io ultimamente ho ripreso a farmi qualche giretto, un po' di profitto te lo fai. Sì, ancora... però cioè, il massimo che riesci a fare sono 80-70k. No, no, anche un centinaio. Sì, perché mi feci il titanium. Sì. Con quelli riesci a fare 100k, però sì, ti fai un bounty. Ah beh, sì, ci metti un quarto del tempo. Ci guadagni sì, praticamente lo stesso. Quindi non ha tanto motivo farlo. No, no. Cioè, solo se ti vuoi fare una cosa un po' più rilassata, sì. Tipo il mining. Sì, mining bello, però con le bounty ti fai gli stessi soldi ma molto più velocemente.
Devo imparare a mettere i punti sulla mappa con la 10. I punti sulla mappa? In che senso? I waypoint sul tile. Ah, vabbè, no, non è difficile. Oh, comunque è assurdo, in questo periodo mi sto infognando con gli scacchi. È quello che sto facendo intruppare pure i miei compagni di classe. E così è ancora più bello, almeno. Cioè, che sono scemi, che sono scemi, quello che si fanno. Ah, ecco perché tu sei a te. Facile così. Buonasera a tutti. Allora, avevo una riunione anche stasera. Cala 720 762, buonasera, benvenuto. Ci eravamo già conosciuti noi? Sì, eravamo molto amati. Ok, no, perché poi se non voglio fare figuracce, voglio dire no, cioè, così. Cos'è che dicono? 159 4 2 3 4 1 2 3 7 9 8. Dove siete? Non te lo dico. Caucaso. Vieni a fare formations? Sì, eh. C'è formation con refugio. Mannaggia, vedete che ieri Vieni a fare formation. Lore, posso farti una domanda? Solo se la so, fai solo domande che io so rispondere, se no faccio brutte figure. Vai. Ma avendo un elettrono. Ma in che senso? Tu ce l'hai il 18? Sì. È retorico come domanda, so che ce l'hai. Ti dispiacerebbe andare per la missione nel cap blu? Assolutamente no. Allora aspetta, ci vado, aspetta. Ti spiego il motivo, perché per come siamo messi adesso, chi deve far cap lo può fare solo con l'F16. Chi ha l'F16 e deve far cap lo può fare solo nei rossi. Ora vado su. Quindi, visto che i blu sono un po' sguarniti, magari. Fatto, non e lo non fatto. Ti dispiace? No. Sì, perché sai, non è mai stato rosso. Vabbè, dai, però oggi è così. Vabbè, la prossima volta. Ma certo, c'è problema. Fatto cap perché è tanto che non capeggio. Quindi. È importante cappare a volte nella vita. Ho avuto una riunione fino adesso. Santa riunionifera. Troppo. Cosa c'hai tu? Un quinto superiore? Un esame di stato? No, io ho l'esame. 1-5-5, Gala. Ah. Roger. 7-4-4. 3-3-9. Non parliamo del 3-3-9 che è una ferita aperta. Infatti. In realtà ci ho pensato perché il prefisso è il numero di mia madre. Non parliamo del 339 che è una ferita aperta. Gliel'hai chiesto? Che ti hanno detto? Dimmi. Non si può aumentare. Mamma mia. No, scusate, ho risposto a lui. Non l'ho chiesto. Non l'ho chiesto. Non c'ho, poi ieri sera non l'ho mica chiesto. Però. No, anche per sapere se stanno avendo cioè per farmi un po' i cazzi dei programmatori, dice. No, adesso stanno mettendo a posto, mannaggia la miseria loro, stanno mettendo a posto, come si chiama? Il tornado, no? Però per Fly Simulator. Basta. Quindi inutile. Ma cosa non fai fare il tornado per Fly Simulator, mannaggia loro. Evidentemente hanno venduto assai 339. Ho capito però. Sì, però io mi chiedo, no? Ho capito, certo. Ma il 339 ci puoi fare su Flow Simulator, no? Delle dimostrazioni carine di manovre e compagnia bella. Ho tornato che cosa ci manovrizza? Cioè
Allora noi dobbiamo farci delle domande trascendentali a questa maniera, perché non ci... Oh, si potrebbe fare un mercato, sì, un salottino aeronautico su questo, no? Perché no? Il salottino di bestemmia. Il salottino di insulti è... Si può fare il salottino aeronautico. Elena Ceriati, aspetta, cosa mi scrive? Annascia. Sì, ho stacco 10 minuti, carica. L'ho già. Ciao, ciao. Ciao. Niente, mi ha agganciato l'aereo. In che senso? T'avevo agganciato. Ce l'hai sempre con me? Che cacchio ci posso fare? Quest'aereo non lo comprendo ancora. Ah no? Non lo comprendo. Guarda che bello sto fiumiciattolo che fa tutto sinistra, poi tutto destra, ma sembra una pista. Secondo voi un razzo di un F-18 a 30 miglia ci arriva? Per me no. Beh, dipende dall'altitudine. Razzi? No, missili pure a 150. Missili sì, se un come si chiama? Stavo parlando gli di ARM, gli ARM sì. Ma gli SLAM R arrivano a 150. Pensa che lui stava parlando di missili aria. Sì. Sì. Dipende da quota e velocità. 30.000 piedi, 376 nodi. Mac? Ora mi chiede troppo. Vabbè, sì, comunque dovrebbe... Quanto? 30.000 piedi. Comunque, quando c'è la possibilità che tu lo prenda, te lo dice il 18. Mi dice che posso sparare, ma non so se ci arriva il razzo, quello è il problema. Sì, se ti dice in là, vuol dire che puoi sparare. Ah, sì, sì, non lo dice. Allora vuol dire che puoi sparare e arriva. Okay. Se non manovra, se manovra anche a 15 miglia non prende. Sì, vabbè. Lì... c'è la possibilità che non prendi, non prendi. Quello me lo potevo aspettare. F5. Però... ah, F5 lo bastardi. Ma sai che mi sto chiedendo di fare l'F5 come trainer? Divertente. L'F5. A proposito, ho trovato un video molto interessante di un ragazzo che ha pochissimi iscritti, ma è così perché per forza, perché quelle robe fatte bene è così, che spiega alcune manovre interessantissime. Ciao Lorenzo. Oh Iena, grazie per quello che hai scritto, Iena. Ti ando bene. Mi ha fatto molto piacere. E, quindi insomma, proprio veramente bello questo. Se volete io ve lo posto. Sì. Aspetta, dove ve lo posto? Dove ve lo posto? Allora aspetta un attimo, eh. Allora un attimo solo che ve lo poster subito. Sono inquadrato, chi mi ha inquadrato? Non io. Anche perché mi stanno per tirare a me. È molto americano sto tipo, però bravo. Video piaciuti, l'ho messo fra i piaciuti. A me mi sa che mi hanno già tirato. Dove l'ho posto, ragazzi? Ah, su DCS chat. No, hanno tirato a me, bastardi. Lo metto su DCS chat. Roger. Guarda, bello, cioè... fatto un gran lavoro, guarda, DCS. Ma è italiano o americano? DCS Public, cioè, è molto americano. Americano. Video interessante, bisognerebbe farci del training. Offensive BMF e at guns. Ho capito qual è, allora l'ho visto. Ma te ci hai visto tutto. È bravo lui, molto bravo. Bravo, sì. Molto bravo. Allora fammi. Adesso mi avete fatto perdere tempo e adesso accende il velivolo. Metti. Nel frattempo io sto facendo dei touch and go, Dei touch and goini? In attesa della sua venuta. E che sono Gesù! LOL! Mi hanno battuto! Oh, Zeus!
Oh. Ma perché ormai sei diventato un pilota di Morfola 1? Morfola 1. Morfola 1. Allora, ragazzi, ve lo posso dire. Solo se la sappiamo, al solito. Allora, stamattina ho sentito Stuka. Stuka sta lavorando per noi, eh? Ma Stuka lavora sempre per noi. Lo so, ormai noi ci abbiamo veramente. Ma guardate, ragazzi, questa cosa qui è veramente ganza. Cominciate a mettere da parte le scarpine, Sì, ma eh? io direi di iniziare ad applicare il lavoro pregresso, no? Anche il lavoro progresso. No, ma io dicevo che è il momento di andare e trovarci veramente. Ti dico soltanto che io voglio fare le magliette. Stavolta è la volta buona che faccio le magliette, eh? Sto Capito? facendo un touch and go, Lore. Fai vedere? Da dove vieni? Dalla 07? Dalla 07. Dalla 07, sì. Fammi allineare intanto. Sì. Ma tu sei nel parcheggio? Oh yes. Guarda avanti. Guarda, Nanzi. Vigliacco, guarda dove fa il touch and go lui. Ma non si fa, ma ti arrestano. Ciao. Lo sai che uno della Ryanair lo fece davvero quel lavoretto lì? Sì, non sto Ma scherzando. non ci credo. Qualche anno fa uno della Ryanair lo fece davvero quel lavoretto lì. Cioè, è atterrato nella taxi. No, Sì, atterrato una bravo, taxi, venuto bravo. su un casino. Sì, ma lui non se ne accorse nemmeno. E quello fu il problema, che lui non se ne accorse Allora, gli hanno che detto era in quella la radio? pista. Eh? Gli hanno detto in radio? Io penso che abbia perso il posto. Uno che ti atterra. Gli hanno levato la patente, secondo me, gli hanno levato Vabbè, la quello mi patente della sembra il macchina. minimo, anche perché se no non prenderei più Ryanair. C'ho uno qui del paese mio che è un Però ti è Ryanair. piaciuto come ho atterrato piano piano, dolce Sì, mi è dolce? piaciuto anche il pelo che hai fatto allo shelter. Quale shelter? Appunto. Appunto. Proprio quello. Vabbè, va. Tic. Ma tu ti manca? Nerone non si attiva Non nemmeno il menu dell'Oxar. No, non c'è il menu con la lista. Cioè, se vai nell'F10 non c'è. Poder. Ah, ma c'è Nerone? Oh, Luca! Ciao, Ciao, bello. ciao Fabio. Sto a posto. Ma sì, c'è mio figlio che sta giocando a FIFA 21, sta urlando come pazzo. Comunque, io ve lo dico, ragazzi, tenetevi i sabati liberi. Sabati, quanti sabati? Sabato. I sabati, il sabato libero, perché tenetevi un sabato presto libero, eh? Cioè, io Ma in che non ve lo senso? volevo dire, ma nel senso, tienilo libero te. E Tienilo tienilo libero. libero. E tienilo libero. Adesso qua te lo so dire più preciso, forse fra qualche ora, però te lo volevo dire. Bobba, se lo dici te. No, ancora di ufficiale non c'è niente, però tienilo libero. Ci vuole un'anticipation? Ma dai, una reunion, dai, Ah, figurati. io non Almeno posso venire. È inutile il che fai tutti il misterioso, non posso venire. C'è il Rattler che ti viene a prendere. Non c'ho una lira. Ma te non devi, mica, ci Apriamolo. vuole mica la lira, ci vuole il tempo. Poi vabbè, se non ci vuoi vedere un altro discorso, lo dici subito, non lo sappiamo, e allora. Mamma, a settembre riprendo a lavorare, poi facciamo tutte le riunioni che vuoi, per quanto mi riguarda. Settembre. Living the living. Ma nessuno ci ha fatto caso? Ma manco i Sì, missili. che ci abbiamo fatto Leo, caso, ti ho detto, ma ancora. dove Fammi un caffè invece di chiacchierare a bambera. devi Ma il andare? caffè ora non dormi, Zeus. Mo' mi sono Fammelo svegliato, caffè. devo andare alla riunione con i ragazzi. Fammelo caffè. Che non puoi, In Zeus, Italia, un prendo un punto in caffè a Italia, quest'ora. mo' non lo sapevo. Ah, punto in Italia. Prendi Sì. il caffè a quest'ora, Zeus. Ti senti male poi. Come mi dormi stanotte? È un macello, guarda. Io la notte non dormo. Ma che non lo so. Ma è una patologia, lo sai, Sì, no? sì, 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 sì. Colpa del mio lavoro.
Di pilota di Formula 1? Yes. Beh, sai com'è brutto col jet lag. Hai capito? Ogni volta devi cambiare nazione per fare una corsa, a macello. Adesso a Miami. Il prossimo dov'è? Barcelona. Barcelona. Ah, buono il ciuletton a Barcelona. Barcelona. I hate your friends and they hate me too. Fuck you and you. Eccolo qua. L'abbiamo perso. A chi? Regis, ma sei dietro di me? Io? No, è India Zulu 001 con un minaccioso MiG 29. Ma chi è? Ah, sei te, Zeus. Sì. Yes. Te, Regis, è quello che. Guarda che ci sono io ora, Sopra la paista. Sì, ma tu sei a destra. Dicono tutti così. Poi dopo casomai ti trovo in braccio a me, Capita. Ma guardalo lì, ma guardalo lì. Ma sai che c'è la luce che si accende e si spegge? Qual è la luce? Quella del landing light. Col dito. Che dici? Sistemo la missione con la PPP. Perché no? Ma lì mortecci. No, ogni tanto Renone viene un po' anche con noi. Coppe? Grazie amore. Portaci pure da bere, amore, che cazzo. India Zulu dietro a un 18 che cammina come una ciammaruga. Perché? Perché voglio risparmiare il carburante. E se no arriva da me. Ah, io pensavo. Pensavo che volevi risparmiare le gomme. Anche. Risparmiare le gomme. Che idea mi hai dato, scusa, Dai, che c'ho da batti di 33. Ma l'ho levato, Zeus. Dai, tolte, mo li rimettiamo. A quanto sei dal decollo, Lore? Tempo? Un minuto? Minchia, 60 primi, un culo. Sto passando tra 3 secondi sopra la pista, riesci ad accodarti? Sì, dai, riusciamo a accodarci, via. Aspetta, 3.50, pista, finale ora, sono sopra il finale. E sono sopra di te, 1000 piedi. Accelero a 350. Questo, se mi picchi, mi sgraffi l'aereo, te lo do io, 1000 piedi. Buongiorno, chiedo permesso di startup. Ragazzi, bisogna che ci alleniamo un po' con la radio. Bravo, hai ragione. Startup autorizzata. Dove sei? Dietro di te. Ok, ti vedo. Allora, salgo a 10 salita. 10 gradi in salita. Anzi no, vai avanti te. Ma infatti volevo andare avanti te, tu mi hai tuonato. No, scusa, vai avanti te. Mi viene da ridere, non ti vedo più. Dottaio. Sto versuttando 356. All station qui. Pacchetto formazione Alfa lascia spazio aeroportuale di Kutaisi presso il Westgate. E però il problema è che non risponde nessuno, capito? Quello lì. La chiamo dall'aria. Dove sì. Sei? Che non ti vedo. Sono dietro, se lei acceleri. A quanto è? Quanto sei? Sono 346 nodi. Ma io sono a 342. Ok, stabilizzo 6.000 feet. Aspetta, vai, che mo ci pensi mi guaio. Allora, se vuoi faccio una virata a destra o a sinistra. Tranquillo, ti sto per prendere, guarda, sono dietro di te, molto vicino, Fox 2. Sono te molto vicino, Fox 2, boom! Ok, sono 350. Ti passo da cielo sinistro. Cielo grigio su. Ti vedo. Una rotonda sul mare. 13 nodi, mantengo. Quanto sei?
400. Sono 366 aumento. Oh, abbiamo la livrea uguale. Neanche a farla apposta. Che fai? Cioè, ma che è una gara? Permesso? Mi hai detto 400. Vai avanti, ma che è una gara? Riduco, reduce, reduce. Vai avanti te, che mi viene da ridere, vai. Ti stavo per... Mi hai detto se è 400 io andavo più forte. E certo, così vai avanti te. Ecco, adesso... Okay, mi metto... Mi metto alla tua sinistra. Formation un like. Sì. Arrivo. Sto facendo un avvicinamento a bassa quota. Tutto maledetto. Non so, mi prendi l'ala. Speed break. Speed break off. Vabbè, adesso ti vengo vicino, Ma che mi dici la tua indicata? No, quanti gradi stai, Zeus? Non me la dire, va bene, lo voglio sapere. 400 prua indicata 4, 173. 173. Shabarabam. Oddio, oddio. Piano, dai, piano, 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 piano. Beh, volevi rigionare dove hai detto? Sì, no, vabbè, però tanto che c'ero. Giusto, giusto. Pensa, io sono a 400 nodi, non so tema. Anch'io sono a 400 nodi. Paira papera papara. Mi vedi che giro la testa? Sì. Noi vediamo pure il dito alzato. Davvero? Quante sono queste? 4. 2. E invece era 1. Ah, fangulo. Dai, regionino dove volevo regionare. No, sto qui, vado. San Mario, infatti picchio. Devi andare più avanti, però. Sì, più avanti, poco poco più a destra. Non avere furia. No, no, no. Come mai Zeus è così basso? Sto provando un avvicinamento confuso con il Tarrain. Che non ci sono più i Zeus di una volta. Macello, macello. Ultimamente. I 33 sono micidiali, poi ce ne hanno buttati 4, capito? Vabbè, siamo in due, e in due magari... Iniziamo con le prime virate? Sì. Se si allineano gli astri, magari facciamo qualcosa. Inizio virata destra. Si allineano? Ancora. Gli astri. Mazzo, credi pure alla cosa, là, come si chiama? No, ai cavalieri dello zodiaco. Leggera, tranquilla. Magari... da un po' di culo, forse, riusciamo a battere. Ho tolto troppo. Fate apposta a darmi la destra, eh? No, perché sinceramente volevo fare un passaggio sopra Kutaisi. Ma te sei senza carburante? No, ne ho 7000. Io gli avrei risposto, in che senso? Anzi, facciamo una bella cosa. Roll out now. Io so cosa vuoi fare. Vuoi tankerare. Viro sinistra 5 gradi a salire. Tiro su. Controlla la prua se sono spostati. Ti sei già fatto, Zeus. Fino a averli a 50 miglia di fronte a me. Hai diminuito? No, è proprio l'assetto di motore che stiamo salendo e diminuito. Mancato. Ci sei? Sì, sì, sono un pochino più lontano, ma ci sono. Giorno, come ora non ti sto guardando. Loro mi loccano. Anche a me. Riesco a prenderli, ma loro come se mi riescono a prendere. Ma una meraviglia. È una cosa vergognevole.
Io, ma mi stanno loccando anche me che sono a terra. Beh, ma no, no, so, ragazzi, è un bug, è un bug che c'è, ragazzi, tranquilli. Culo, ho sbagliato missile. Vabbè, vanno proprio agganciato. Ho proprio tirato. Briefing. È il signor Texaco 12Y. Hai dato a Ferbarne? No. Dato via. No, no. Ho visto le luci accese. No, Ferbar no, ho dato il Italy. Tra l'altro per errore. Ok, uno l'ho preso. Roll out now. Ce n'hai uno a fianco a te, è quello distrutto o è quello ancora... Non lo so, non lo so. Integro. Vabbè, per non sapere leggere e scrivere si tira. Allora, sei andato... Devo rifare rejoin perché mi hai dato del filo da tuercere. Ragazzi, ragazzi, entro in pista, c'è qualcuno? In atterraggio, in decollo? Vai, uno pista è distrutto, Deus. Ma no, dai, ma... Mi scusi, eh. Operazioni no, piano d'azioni nemmeno, dice se chat no. Nel frattempo che l'hai abbattuto tu? Mi hanno abbattuto, uno l'ho abbattuto ma l'altro mi hanno abbattuto pure a me, porca puttana ladra, so che hanno abbattuto anche le comunicazioni, vi faccio da torre. Che poi quando ci stai pure dei in aria, ma c'è lì bisogna veramente. Comunque l'avvicinamento a bassa quota ha funzionato di molto bene. Sì, c'avevi uno davanti a te, non capivo se l'avevi sparato o no, però mo ci riprovo. Non dire che vai a 300 nodi, perché a parte il fatto che siamo molto alti. Ci riprovo. A 300 nodi, Si riprova? Sì, sì. Eccolo lì. Lo vedo. Lo vedi? Comunque Zeus, secondo me il tuo aereo va più veloce del mio. A me il decollo si impenna proprio. Viro leggermente a destra. E mantengo. Ok ragazzi, ce l'ho il PDF, quando volete possiamo fare comunicazione per chi vuole. Io sono appena decollato, possiamo fare. Io posso anche aprire la torre, facciamo le fiume e apro la torre. Vado un attimo, sì, due, fare allo stesso tempo. Io ho refuele un. Sì, sì, ci penso. Allora, io. Ci penso me. Che pensi? Rimaniamo su questo canale 305? Ma sì. No, sarebbe. Allora, quello unicorn che abbiamo deciso è 255 decimale 5. Ok, 2, 5. Aspetta che lo metto anch'io. 2, 5, 5, 5, 0, 2, 0. 5, 5, 5, 0, 0, enter. 255.05 radio check. 255.5 radio check, 5 su 5. È tutto 5! Inizio, t'ho perso, è scomparso il mio amico. No, sono dietro di te. È che Viro, lui è dietro Viro di me, pare. Sinistra, bello cattivo. Iena, ci riceviamo 5 Viro su 5. All station, all station, Kutaisi Tower is now on. Ah, scusa, è vero che lo fai te? No, vabbè, anche in italiano. Sono uscito in inglese. Non ho detto, è vero che lo fai te? Ah, ok. Ok, io stringo su di lui. Sì, sì, è quello che sto facendo io per farlo in formazione. E là dove nessuno è mai giunto prima, lo vedi, no?
Sì, Ah, voglia. Se lei mi seguiva potevamo intercettare la radiale del signore comunque. Che ora ci bastava. Ci venirti addosso. Facci, facci. Dove stai, dove stai? Ti vedo. Cielo grigio. Ma io ce l'ho dietro, eh. Qual è il suo Takan? 12 Ispilon. Sono un bel muchacho. I hate your friends and they hate me too. Fuck you. Sì, posso tirargli pure la cannellata. Accendere il cannello qua. Vira. Eus, che liberati sei messo? Tanker. Texaco 1-1 in field 1-2 request rejoin. In field 1-2 Texaco 1-1 proceed to pre-diagramma. Ma dove va, eh? Ma che fa, eh? Dove va? Ah, sembra cosa sta facendo. Ma che fa questo tank? Secondo me il pilota del tanker non lo so. Beve. Ha bevuto qualche cosa, ma gli ha fatto male molto. Ma io ho detto 298, non 198. Ma in linea a sinistra. Copiato Lima Alfa India 068 se non erro. Ora proceda con le sue intenzioni. Copiato, lei è libero di approcciare la pista in uso che è la 07, vento calmo, non ci sono condizioni di vento in questo momento, full stop autorizzato, per favore esegua tutto il circuito di approccio, dopodiché si fermi alla prima uscita disponibile sulla sinistra e proceda al parking nord. Volando? Copiato, per favore riporti sotto vento. Pista in uso 07, vento calmo. Ma poi cucina? Scusa.
Allora, partendo sul conto. Ti chiedo il permesso per entrare in pista 07. Beh, devi dirmi cosa vai a fare, se vuoi uscire dallo spazio aereo, soprattutto chi sei. India Charlie 002. Sì. Ti chiedo il permesso al decollo, perché... No, vedi, già decollo non si può dire. Si dice decollo. Non si dice decollo, si dice partenza. Departure. Oltre quello, decollo lo dice solo la torre. Decollo lo dice solo la torre. Atterraggio non si dice, si dice approccio o avvicinamento. Poi ovviamente devi dirmi le intenzioni. E io tre ore che stavo qua parlando. Vuoi uscire? Vuoi rimanere nello spazio della torre? No, non uscire. Io stavo a parlare col microfono mutato. India Zulu, punta attesa per pista 007. Chiedo autorizzazione, Zeus. Dica. Mettisi un po' radio. E non mi funziona, fratello. Ma ti aiutiamo a metterlo se un po' radio. Che altro? Non c'era un aereo che... Vabbè, la torre non mi risponde. Noi fischiamoci un po'. Mi segua, signor Calo. Dove va? Lei mi segua e taccia. Allora, io ti ho... Aspetta, mi hai fatto fare il sottovento, però la pista in uso è sempre la 7. Quesito. Certo. Adesso io però sono in sovravento. Devo richiedere di nuovo il permesso? Vabbè, non lo so dove sei. Allora, il sottovento io l'ho fatto, però la 7, se mi fai fare il sottovento, è dalla parte opposta. Eh sì, devi fare tutto il circuito. Ah, ok, ok. Ma ecco, io adesso ho finito tutto il circuito, ti devo richiedere di nuovo? No, semplicemente quando sei in sottovento mi devi dire sono in sottovento. Allora, sottovento ero prima, adesso io sono praticamente sto facendo il giro, devo fare il finale. Adesso io sono in finale, te lo devo dire? Eh certo. A parte che la torre te dovevi riportarmi il sottovento. Ma è la torre che te deve di riportarmi, sì, il sottovento. Sì, ma il sottovento, scusami, il sottovento è la parte destra guardando la pista 7, no? Devo fare tutto il circuito. Ora sei in sottovento tu. No, io sono in sovravento adesso. Sopravento, come si dice? Dove ce l'hai la pista? A destra o a sinistra? Io ce l'ho sulla mia sinistra, sempre. Allora stai sottovento. Ora sei nella velata di sottovento. Ora nella seconda virata a sinistra dovresti essere il braccio finale che ti mette sul finale. Allora e sono in finale. Ok, però mi dovevi riportare il sottovento. Rifaccio. Ok, e quindi il sottovento è questo di qua. Io ero convinto che era sempre dalla parte opposta. Il sopravvento. Ma c'è l'ore? L'ho perso? Sta al telefono. E mi sono schiantato. Perché già uso sta cosa? Non lo so, perché mi sono scordato di flap, non so. Allora, se fai un attimo F2. Sì. E mi vedi? Sì. Io ero convinto che questo era questo il sottovento. Sempre stato questo. Quello, per me. Quello non è nulla. Aspetta, ci devi mai passare. Aspetta. Questo è il sottovento per l'altra pista, per la 25. Ecco, lì volevo dire. Ok, io ho sempre fatto questo. Per la 25 questo è il sottovento. Però tu lo devi fare per la 07, quindi devi andare dall'altro lato. Perfetto, perfetto, perfetto. Vedi, mi hai imparato un'altra cosa. Ok. Zeus, ti aspetto... No, negativo, vai a fare quello che devi fare perché ci vuole un po' di tempo. Va bene. A meno che io non ti davo... Com'è? Hai scaricato l'Eniboard? No, lo devo fare. Là c'è scritto tutto. Ok. Anche l'atterraggio in apertura, tutta la procedura. Quindi il sottovento cambia in base... Alla pista. Alla pista attiva. Alla pista, ok. Pista, non è sempre pista, quello. Ogni pista ha due sottoventi, il sinistro e il destro. Ok, a posto. È stato qui l'inghippo. Quindi anche se tu sei a destra... No, Regris, hai detto una cazzata. Il sottovento è sempre sinistro, a meno che la torre non dà altre indicazioni. Sottovento è sempre sinistro. È quello che ho detto io. Ogni a pista seconda... Sì, ma a seconda della pista non è sinistro o destro, è sempre sinistro. La pista ha un sottovento. Se tu prendi la 7 c'è il suo sottovento, la 25. Esatto, voleva dire quello, Bruce. Ma io ti posso autorizzare al sottovento destro per la pista 07. Sottovento destro.
Sì, per la pista 07. Tu come torre gli puoi dire sia a destra che a sinistra, perché sei tu che decidi, salvo diverse indicazioni. Però la Esattamente. standard è sempre a sinistra la pista. La standard, sì, la standard è sempre quella. Ok, io adesso in questo momento ti chiedo il permesso, cioè sono in sotto, ti dico sono in sottovento adesso, per la Sono le pista braccia del 7. sottovento, esatto, e io ti dico, Riporta il finale. ok, pipim parapero, riportami finale oppure corto finale. Oppure se c'è già E poi... Ok, traffico in avvicinamento, dice effettuare un 360 di attesa sul sottovento. il finale è appena io inizio a fare la curva, ovviamente. No, quello è il E conto, sotto dopo il braccio quella è la finale. base, porca mignotta. Ok. La Praticamente è parte che va sottovento. dal sottovento alla parte che viri allineandoti alla pista è la base. Poi il finale è quando tu hai già iniziato la discesa e E c'è la quello è il pista finale. davanti. Minchia, ma faccio in tempo a farlo perché dal momento che glielo dico io sto c'ho già le ruote a terra. Appunto proprio per questo di solito i report si danno qualche secondo prima. Che se tu... Perché anche facciamo Ok. finta, no? C'è traffico. Voltage Tower, Lima Alfa India 1872, finale. Te lo dico già adesso perché... Ok, Lima Alfa India 1872 può procedere all'atterraggio. E poi Lima ti Alfa India riporto qua giù. 1872, ricevuto, devo dare un ricevuto io, no? Certo, Porca. sempre. E comunque, qualsiasi cosa accada. Perché se no io penso che tu hai preso la Ok, comunicazione e sei morto. allora, Kutaisi Tower, Lima Alfa India 1872, autorizzato ad atterrare sulla runway Ah, 7. sei Ho autorizzato da visto. solo, bellissimo. No, non gliel'ho detto io. No, gliel'ha detto lui. No, ho No, riportato l'ho quello che mi ha detto detto io. lui. E io dopo, nella chiamata in cui ti autorizzo ad atterrare, ti posso dire anche di nuovo la tua taxi, ti posso ricordare la taxi e tutte queste belle cose, no? Quindi dopo l'atterraggio, virare per la prima disponibile a sinistra, procedere al parking nord. Oppure riportare quando pista libera. Sarebbe anche una chiamata molto comune. Ok, in questo caso sono atterrato. Non mi Kutaisi dire Tower quando Lima. parto. Ok. Lo stai già per fare. Non so neanche se riesco a frenare. Torre da Perché India Zulu 001. stavo frenando da un'altra parte. Ok, mi sono ricordato che adesso che ho la pedaliera. A posto. India Zulu 001, avanti. Chiedo autorizzazione per rullare per pista 07, salvo diverse indicazioni. Non riesco a usare la pedaliera, raga. Questo India è un Zulu problema. 001, per favore mi può comunicare qual è la sua zona di parking? Momento. Shelter numero 40. Oh. No, la zona di parking può essere a nord o sud. Se è Nord, nord o sud. nord, Io nord. informo i due piloti che stanno facendo rifornimento in volo che mi sa che gli sta per arrivare un razzo. Molto interessante. Benissimo. Bellissimo. India Zulu 001, le chiedo di comunicarmi. Oh, porco giuda! Le chiedo di Comunicami, oh comunicare. porco Giuda. India Zulu in attesa. India Zulu 001, le chiedo per favore di comunicarmi quali saranno le sue attività dopo il decollo, l'aeroporto di partenza e destinazione. Se vuole uscire dallo spazio aereo oppure Decollo da vuole. Kutaisi e prua sud in allontanamento diretto dall'aeroporto. India Zulu 001, proceda per la taxi presso. Aspetta, devo riprendere il modulo che sennò non vedo le Nibor se sono morto. Aspetta, adesso te lo faccio bene la comunicazione. Tempo che mi carico. Deus, Yeah. riattivo su 33, F5. No, vai a uno slot alla volta, se no ne avevamo. No, no, quale di quelli? Ah, i 33 sono quelli più cattivi, gli altri sono facili. Ok. Ora sono Ok. facili, ma c'è per te. Allora, fammi prendere Kutaisi. Quanto carburante.
India 0001 procede al taxi per runway in uso, runway in uso 07, presso la taxi November Alpha per fare riporti quando in holding point Alpha. Vento caldo. Roger, riporterò 07, punto atteso 07. Sarebbe l'Alpha, no? Punto atteso Alpha. Non c'ho le keyboard, quindi per me il punto atteso è la 07. Male. No, la Nibor ce l'hanno tutti, ce l'hai per forza, prendo la mano. Ce l'hai per forza quella. Vabbè. QNH, giusto. Bravissimo. No dai, adesso mi metto a farla seriamente. Fammi appicciare la ground electric power. Ground electric power on. Allora, tu sei a questa fase qua. Il Texaco sta atterrando? Penso stiamo morendo in realtà. Ah, sta morendo, ok. Quindi lo devo riattivare? Temo di sì. Okay. E perché? C'è l'intenzione di fare. Non mi ricordo come si attivava la ground power nel 18. Ok, fatto. No. Ah, la batteria o... No, la ground power. Ira! Zeus. Avanti. Vado a fare rifornimento in volo perché sennò non riesco a combattere perché non ci arrivo nemmeno. Roger. Terra da Gentle 07, anzi Gentle 71, richiesta taxi, quindi una persona a bordo, direzione Westgate. Station Station, Kutaisi Tower, era attivo. Ma stai su SRS? Sì, anche. Sulla? 255.5 è unico. Ah, penso che stavi sulla top. Okay. No, non sto sul... ho detto niente, la 255. Torre da India Zulu 001, riporta punto attesa Alpha. India Zulu 001, lei può entrare in pista e allinearsi, è già autorizzato al decollo, dopo il decollo proceda verso l'East Gate 2000 piedi, riporti quando fuori dall'East Gate. Riporterò. Gentle 01, qui Kutaisi Tower, può procedere a dirmi dove si trova in questo momento? In quale parking zone, per favore? November 58, Gentle 01, lei è libero di procedere alla taxiway presso la taxi November Alpha, pista in uso 07, vento calmo, QNH 2992. Per procedere verso il Westgate, dopo il decollo, proceda a viri a sinistra 3000 feet. Torre da India Zulu, abbandona zona aeroportuale direzione sud, riporterà rientro.
Copiato Tower. No, scusa. Dimmi. Niente, avevo comunicato che ero decollato, che ho abbandonato la zona aeroportuale, mi sto dirigendo a sud e riporterò rientro. Bene. Perfetto. Se arriva a riportare rientro. L'hai attivati già i 33? Sì, sono già attivi. Buongiorno, Lima Alfa India 1872, avanti. Lima Alfa India 1872 può procedere tranquillamente alla chiusa. Ma aspetta, non mi devi dire riportami quando pronto al taxi? No, perché sì, io in questo caso non so cosa rispondi, perché ho utilizzato la via dell'aeromobile, sto controllando il file. Avvisami quando sarei pronto al taxi, però io, cioè, non so il dopo, capito? Credo, non lo so. Che sto vedendo. Una persona segnala quando sei pronto a rullare, c'è scritto nella torre, mi deve rispondere. Perché se l'ho in inglese o in italiano? Sono scemo io? No, io l'ho tradotto. Ah, perfetto. Sì, segnala quando pronto al rullaggio. Sì, perché in questo caso ho il taxi. Facciamo taxi comunque anche. Taxi. Esatto, sì, italiano, facciamo taxi, vero. Sì. Ok, perfetto. Ok. Lima Alfa India 1872, riporti per favore quando ready il taxi. Giusto, e secondo il manuale ti devo dire anche pista in uso, vento e QNH già da subito. Sì. Che è il 2976. Che è il 2976. Ah, vado a fare un giro con l'elicottero, non sono rotto il cazzo. Oh, Zeus, non ti puoi arrendere così. No, ma sono rotto il cazzo. Il 29 è difficile da pilotare. Ce l'hai l'elicottero? Anche regress, anche la salita, il climb, sì. Te lo dai prima di entrare in pista, cioè la direzione all'uscita, sì. Dagli quando gli dai l'autorizzazione, cioè di solito tipo il computer fa così, cioè quando sei in richiesta per la partenza, quindi sei in punto attesa, sì. Per entrare in pista ti dice autorizzato ad entrare in pista, sali 150 nodi per 3000 piedi. Dopo il decollo si vai verso il, se non mi dici tu dove vuoi andare, te ne do io uno a caso. Gli dai una, sì, un gate. Carico un magari. Libero, un gate libero, una quota libera e ti dico vai là ed esci se vuoi uscire. Cioè se esci se vuoi uscire, già lo so se vuoi uscire. Perché in questo momento, per esempio, Iena mi ha chiesto di stare dentro lo spazio aereo, quindi io so già che dopo gli devo dare un gate e subito dopo che lui mi riporta il gate, gli devo chiedere di riportarmi il gate e subito dopo dargli un altro, praticamente. Fino a quando lui non mi richiede di fare... aspetta, però volo FR, VFR locale... Cioè, VFR non locale... è detto che sono nello spazio aereo, magari io vado, che ne so, a... locale, sì. E quindi ti devi dare comunque un'uscita, ti deve dare... No, sì, 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 bello, uscito, ovvio. Il VFR è il tipo di volo, quindi le regole di volo. Locale vuol dire che vuoi stare qui dentro. Ok.
No, di pensavo. Solito, di solito non puoi fare VFR in zona aeroportuale. Cioè, o stai per operazioni. Circuit activity. Operazioni. Sì, operazioni in aeroporto, quindi circuiti, atterraggi e così via. Ma il VFR oppure esci per no? fare il VFR. Sì. Però in zona aeroportuale non puoi stare a cazzeggio, capito? Quindi allora VFR locale, ma io potrei andare, che ne so, anche a Batumi. Là invece devi dire che vai in quella direzione, quindi richiede il West Gate. Per chiedi andare a West Gate o qualsiasi altro gate. E però mi devi dire, se poi atterrare a Batumi, mi devi dire che quando chiedi il taxi, mi devi dire anche che decolli da Kutaisi e andrai verso Batumi. Ok. Quindi devo dire anche già la destinazione. Ora no, la destinazione oppure l'uscita da dove vuoi uscire, perché tanto quindi, quindi glielo... una volta che esci devi dire anche la destinazione della torre, devi dire anche la destinazione, cioè aeroporto di partenza. Ma scusa, non me la dà la torre il gate di uscita? Tu ne puoi richiedere uno, ma se però puoi richiederne uno se posso richiedere, ok, che non sia buono, che ce l'ha occupato, che ce l'ha, te ne può dare anche un altro. Però tu lo puoi richiedere il... Ah, ok, questo non lo sapevo. Ragazzi? Yes. Allora, di norma, uno prima di andare in volo presenta un cazzo di piano di volo. Sì, cioè, ovvio. Quindi la torre già è a conoscenza delle tue intenzioni, quindi devi soltanto richiedere l'autorizzazione. La torre, non il ground. In questo caso qua stiamo facendo ground. In che senso? Non ho capito. Il ground è quello che ti fa decollare. Il ground è quello che ti porta fino alla pista. No, è quello che ti fa partire, ti dice anche dove devi andare una volta che ti alzi in volo. E a lui interessa la torre sapere se esci west gate, south, nord o ovest. Una volta che sei uscito alla torre, le ne sbatti i coglioni di dove tu stai andando. Anche se in realtà lo sa perché hai presentato piano di volo. E certo, perché hai presentato un piano di volo, lo sa, e quindi tu però una volta che gli dici il West Gate, una volta che tu sei uscito dalla zona dell'aeroporto, alla torre non gli interessa più. Eh no. Chi sei e dove sei, una volta che ti dà il passaggio di frequenza non ti ascolta manco più. È vero. Perché tanto è roba dello spazio aereo, non è quello. Infatti da uno spazio aereo all'altro, in teoria loro sanno il tuo piano di volo. Anche gli altri. No, in teoria tu l'hai però... presentato il piano di volo, lo sanno già. Sì, appunto, dico. Poi saranno fatti degli altri dirigerti nella direzione, nella via che hai richiesto, se è un IFR e così via. Roger. O se è un VFR, anche lì tu gli dici dove vai, ma una volta che stai fuori fai completamente i fatti tuoi. Al massimo gli puoi chiedere un follow per farti dare delle indicazioni, ma per il VFR il piano di volo è molto relativo. Posso dire una cosa, perché io qui ho praticamente quello che materiali di studio, no? Mm-hmm. Allora io ho detto Kutaisi Hotel, buongiorno, Lima Alfa Indigo 1872, la torre, buongiorno, avanti, Lima Alfa Indigo 1872 da rampa nord, bla bla bla, una persona a bordo chiede il permesso per l'avvio per il volo locale, la torre autorizzato la partenza, mi dice già la pista in uso, però la torre sì, in questo momento. Tutto, ecco questo allora. Perché poi dopo ti devo dire pure, ti devo dire dopo solo. Addirittura il QNH, mi devi dire già tutto, vento, QNH, tutto. Ok, ok, ok. Tu devi essere già pronto a partire. Praticamente okay. Ti devo dare tutte le informazioni per settare l'aereo in modo tale che tu arrivi all'holding point. In questo caso però non ho mai dato né la pista. Non ti ho dato nulla, no. Ok, ok. Quindi in questo caso io possiamo rifare tipo... Certo. Case Tower, Lima Alfa Indigo 1872 autorizzato all'avvio. Pista in uso 7 mi avrai dato. Pista QNH 2976. Segnalerà quando pronto al taxi. Vento calmo, riportare quando pronto al taxi. Mamma mia che... Punto. Quindi sono io a chiudere la comunicazione, no tu? Perché dopo tu non mi devi più rispondere quando ho detto così. Sì, dopo di questo tu semplicemente mi devi dare il readback, cioè mi devi tutto per il taxi in questo momento. No, dopo tu non mi devi fare il readback, mi devi dire quello che hai capito, che la pista in uso è la 07, che il QNH. Sì. Okay. Per tutto, infatti, Kutaisi Hotel, Lima Alfa Indigo 1872 autorizzato, io faccio il readback, autorizzato l'avvio, pista in uso 7.
QNH2976, segnalerà quando pronto al taxi, punto. E qui tutti zitti. Esattamente. Io faccio la mia accensione. Tutti segnalerò, non segnalare quando pronto al taxi. Segnalerò quando pronto al taxi. Segnalerò quando pronto al taxi. Riporterò. Allora, quindi in questo caso io sono pronto, ti dico Kutaisi Tower Lima Alfa India 1872, pronto per il taxi. Yes. Lima Alfa India 1872, qui Kutaisi Tower, proceda verso il taxi per la pista 07 tramite la taxiway November Alfa, per fare riportare quando in punto attesa November. Taxi Tower Lima Alfa India 1872, autorizzato al punto attesa taxi A, runway 7, via November Alfa. Esatto. Taxi A? Holding point holding point November. Aspetta, però. Riprendo le nimboard. Sì. Allora, sì. Aspetta. Holding point. Ah, November Alfa, scusa, November Alfa. Sì, no, l'ho detto November Alfa. Ah, November Alfa. Qualcuno può comunicare con l'autore? In che senso? Siamo a fare entrambi i refueling in volo. Ma sta al telefono adesso. Complicazione, ripeta per favore. Il mio tubo era il suo e il suo era il mio. 15. Okay, ecco perché porco cane non lo chiappavo. Infatti ci sono andato tre volte anch'io, ma un me lo prendeva. Ok, allora prova a fare il redditi. Dove sei? Ok, prova a destra. Ok, prova ad andare in quello lì. In quello lì di sinistra. Adesso a me mi è spento e mi dice ready per tu per contact. Anche il mio. Infatti quando mi sono staccato il tuo si è tolto. Allora facciamo il cambio? Aspetta, provo e vediamo qual è il primo che Ok. Ci mette. Perché è due ore che cerco di chiapparlo, non lo chiappo. No, ma infatti siamo in due. Infatti non capivo perché non funzionasse. Che poi io allora, adesso qua per esempio in questo sbagliato, caso Armi. Perché non gli posso chiedere ad Armi di riportarmi due cose. Cioè gli dico prima riportami pista libera e quando a pista libera gli devo chiedere di riportarmi. Ok, ragazzi, un acquisito. Io ho la Nibor sotto mano, ma l'holding point November non è il P punto attesa 3? Quello che ti ho chiesto io è il P3, sì. Ok, però Armi, quello che ha fatto adesso, e anch'io lo faccio di solito, io mi fermo proprio all'ingresso della pista. Perché, quello che ho perché come facciamo noi, che come tra l'altro ci ha detto Stuka, che gli holding point, no, che gli holding point, se me lo dice Stuka mi fido abbastanza, gli holding no, chiedo. Sono quando una taxiway si finisce, quindi nella taxiway November, la vedi? La N, quella che va tutto sopra. N, esatto. La N. Se io ti chiedo di riportarmi l'holding point November, fai con lui, fai con lui. Copiato gender 71, pista libera. Ok, stavo dicendo. Io sono attaccato. Tu devi procedere verso November Alpha. Quindi vai a November. Non appena tu vedi che stai per entrare nell'alfa, allora a quel punto finisce la taxiway November e lì è l'holding point November. Altro modo, se la tua facciamo finta taxi era November Bravo, vuol dire che tu il tuo holding point era dove c'è quello sbivio, no? Quando tu dovresti girare a sinistra per il Bravo, l'holding point November per la taxi November Bravo è questa cosa qui. In questo caso tu mi hai chiesto all'holding point Alpha, holding point November ti ho chiesto io. Per taxiware November Alpha. No. Quando sarà November dovrò ricontattarti di nuovo. Quando sei a November mi dici riporto holding point November. Ecco, mo è arrivato Stuka, prendo le legnate. Ciao Stuka. Allora, io sono November. Mi fermo al P3.
Vediamo. Praticamente sì. Ciao, okay. Suga. Ciao. Dopo ti devo chiedere il permesso di entrare in alfa. No. Mi devi, no, mi devi riportare quello che io ti ho chiesto. Ah, riportare. Ok, ok. E però fermarti dico... perché ma comunque... il P3 non è un punto per allineare la... Guarda, ti ho messo la diretta. No, mi diceva Regis giustamente che ogni linea, io sono sulla, devo fare November Alpha per entrare sulla Runway 7. A November mi... Dammelo più grosso che posso vedere. Sai che non so come si fa. Allora, guarda, quello che ho detto io prima è... Sì, ok, November Alpha. L'holding point di ogni taxi, se mi ricordo bene, è il punto nel quale quella taxi finisce. Eh sì, però aspetta. Tu dallo shelter dove sei, ok? Sì. Lo shelter ognuno c'ha, cos'è, November 17, ognuno c'ha una lettera, sì, no? Quello è come fosse il tuo parcheggio, ma il pezzettino che connette il November 17 alla taxiway non è un holding point. No, quello no, certo. No, no. Okay. No, quello che avevo detto io, è agganciare il November. Sì. Quindi dici clear to taxi November, then left on alpha. Punto. I punti P1, P2, P3, P4 sono dei punti che servono, sì, anche per allineare, vedi scritto holding position chart. Sì, può essere. No, quello che avevo detto io, che magari è una cazzata, adesso sì, mi correggi. Quello che avevo detto io è, per esempio, io sono torre e ti dico taxiway November, bravo. Questo. Sì. E ti dico riportami quando holding point November. In questo caso l'holding point dovrebbe essere qui? No. Perché no, quello gli devi dire November Alpha e questo tu vuoi farlo fermare, gli dici stop taxi. Oppure dai, però se io ti dico November Bravo per farci controllare November Alpha, io mi fermo, per intenderci, appena all'ingresso della pista. Sì, esatto. C'è November Alpha, November Alpha, holding point Alpha, holding point Alpha, runway 06. Perfetto, perfetto. Però io non posso farlo, se io ti dico per esempio holding point November nella taxi November Bravo, non è questo che sto facendo vedere. Non c'è io, un holding point. Gli puoi dire stop taxi on November e beam Bravo. Ok, quindi che serve questo incrocio? Cioè lui, tu, gli holding point dire... sono tutti gli incontri con la pista. Ok. Esatto, quelli sono gli punti attesa, ok? Però se tu gli stai dicendo November Alpha, però ti si infila uno lì dal November 16, November 24 e co, gli puoi dire stop taxi e beam Bravo. E beam Bravo vuol dire che tu rimani sul November, ma ti fermi all'altezza del Bravo. Okay. Ok, che in italiano viene? Incrocio al traverso del Bravo. Al traverso del Bravo, attraverso. Ok. No, in aviazione qualcosa che è al traverso vuol dire che ce l'hai a 90 gradi a destra o a sinistra. Ok. Ok, procediamo. Copiato il gender 71. A questo punto, io non devo dire nulla perché lui poi doveva uscire dalla in teoria mi dovresti dire, devi dire la frequenza, fuori, quindi il passaggio in Unicom. In questo caso stiamo usando solo Unicom. Switch to e arrivederci, buona giornata. Have a nice landing. Ciao Lorenzo. Quella. Solo in SRS, ascolta, ma parla in SRS. No, vi sento. Mi sento tutto. Mi sentite? Sì, yes, sì. Lo sto a sudacco. Porca miseria. Ecco. Vi comunico ufficialmente che la moda della fascia è finita. Cioè? La moda della fascia è finita. E nessuno in che più senso? Nessuno più lo piglia più la fascia. Vabbè, ci saranno i suoi periodi, come tutte le cose. È finita la moda. Ci sono i periodi che ti piacciono le donne, i periodi che ti piacciono altre questo cose. Succede solo a quelli dei Rimini. Ho detto altre cose, Ma come siete suscettibile, va. Potrebbe essere il giocare a calcio. Cosa avete capito? Deluso di culo. Sicuro. Nel... Fabri Fibra, buonasera. Adams, buonasera. Ho parlato di elicotterista e sbucato Adams. Cosa strana. Ragazzi, per chi vuole, stiamo facendo training con la comunicazione.
Nessuno vuole. Qualcuno risponderà in cassanza. Quando... No, sarà una prova. E non una prova, se mi sbaglio. Pipara pim pam. Pam pam. Ah-ha. Se io lo metto così, si salva grosso e brutto. Ciao. Si salva grosso e brutto. Ciao. Ciao. Allora ripassiamo un attimo. Perché... ecco, ci sono anche gli iniziali, vedi, me ne sono dimenticati. Ma in che senso? I punti iniziali 0725 initial. Questo dovrebbe essere il West Gate, che è west a sinistra, giusto? Sì. Sì, però ragazzi, questo tanker io non lo so, però dritto. Ma fino a me è morto quel tanker? Eh? Non era morto quel tanker? Sì, l'ha riattivato. Ah, abbattilo, abbattilo. Puttai 7 Hourly, Alfa India 1872, holding point, Ara Runaway 7, pronto per la partenza. Tawerly Alfa India 1872 autorizzato al decollo Runaway 7, dopo la partenza girerà per il gate west 2500 piedi. Piena. Sì. Runway e virare, non girare. Virare, ok, dopo la partenza virare. Ah, giusto. Casetta Eoli Mafaini accoppiato 1872 autorizzato al decollo Runaway 7, dopo la partenza andrà verso il gate ovest 2500 piedi. Mica hai detto est ovest, non c'è capito un cazzo. Bruce, Iena. Oh, est o ovest m'hai detto? Est ti ho detto. Ho capito ovest. No, ti ho detto est. Allora, ovest. Minchia, me le dimentico le cose. Rifacciamo. Vai. Kutaisi Tower Lima Alfa India 1872 autorizzato al decollo Runaway 7. Dopo la, la partenza virerò per il gate ovest 2500 est, piedi. Est. Perché c'ho ovest? Ah, non lo so perché c'hai ovest. 2500 piedi. 2500 piedi. Ricordo alla gentil clientela che sotto i 10.000 feet più di 250 nodi non si fanno. Sotto i 10.000 feet, scusate. Ah beh, ieri ti avevo chiesto anche di riportarmi il pista libera. Aspetta, cosa vuol dire pista libera quando decollo? Quando decollo. Grazie, io vi saluto. Ciao bello. Ciao. Pista libera, no? Come? Quando decollo pista libera. Quando decolli pista libera, certo. Mica quando okay. Stai. Tu vita 10 ore, forse sarà anche morto. Speriamo di no. Ma speriamo di no. Dove vai? Dove vai? Iena. Est gate, porca quello è puttana. Oh, ma allora lo fa apposta. Come, come arrivo vicino? Si muove questo aereo. Oh, li vedi i track che ci sono? Un po' sulla destra, sotto?
quei tralicci che si... No, sono qui, no. Ma scusami, sì. Io devo andare dritto, non devo virare, allora, se devo andare est. Sì. E mica ti ho detto di virare, Hai ragione. Vedi sotto di te che ci sono quei tralicci, sì. Quello là è l'est gate. Okay. Non ti ho chiesto di riportarmi nulla, quindi puoi procedere. Ok, ti riporto adesso. Kutaisi Tai, Wulim Alpha India 1872, gate est, 2500 piedi. Copiato, Wulim Alpha India 1872, sta lasciando lo spazio di controllo di questa torre, procede verso la Unicom, switch radio, verso l'Unicom. Maronna che... Ok, in questo caso io non devo fare airback di niente. No, perché non ti ho dato la frequenza Unicom, perché ci siamo già, quindi non avrebbe senso darlo. Quindi quando mi parli te, ciao ciao, finito. Sì, praticamente ti dico switch frequency Unicom 255.5. Ok. Mi dici switch Unicom 255.5. Oh, adesso facciamo il contrario. I hate your friends and I hate me too. Che poi fra l'altro, visto che avete messo dei track per ogni gate, però c'è un problema nel west gate. Ah no, mi sa di no, non messi... no, non c'entra nulla. Oh, scherzavo, scherzavo. Pensavo fossero in questo. No, sono le difese, gate. Sono i. No, siccome ce n'era uno sull'east gate, ho pensato, vabbè, allora li hanno messi. No, non è così. È del tutto casual. Che cubo di buco che Ho messo due o tre bombette sotto giusto per fare l'allenamento qua. Ma che ti fai le bombe? Quante ce ne vive? Io sono drogato. Due, tre, quattro, cinque, due, tre bombette, porca miseria. Mi sa che devi imparare a contare, questa un po' più di 2-3. Vabbè, mi servono. Giustamente. Ma vaffanbrodo, il tape contact. Ti sei messo il tasto pre-contact? Ma sì, ma quello è il meno, ma quello è il meno. Vedi che quella è la svolta, quel tasto. Cioè, io sono riuscito a fare il refueling veloce grazie a quel tasto. Vabbè, me lo voglio vedere il divertimento qua di Lore. Ciao Lore. Ragazze, state facendo fonia? Anche sì. Posso venire anch'io? Certo. Why not? Ma io non lo volevo invitare. No. Ma guarda che leggiadria, signor Lore. Sì, prova su che tra un po'. Bravissimo Lore. Non tiri bravo, non tiri bravo. C'è una bella mano, C'è una bella mano, su, ma. Su, è troppo su. Maledetto! Morte, morte. What the fuck? Kutaisi Tower, Wulim Alpha India 1872, buongiorno di nuovo. Gate Nord 2000 piedi. Non ho capito cosa hai detto, mi proceda? Con le sue intenzioni. Le intenzioni quali sono? Kutaisi Tai, Wulim Alpha India 1872, richiesta di full stop. Copiato, Wulim Alpha India 1872, pista in uso la... Capite il gatto. Kutaisi Tai, Wulim Alpha India 1872, ricevuto, riporterò quando sarò in initial. Basta dire riporterà initial, cioè senza... Riporterà initial, ok. Sarò, cioè,
Però lo sai che non ho capito cosa hai detto prima? Prima di initial. Io? No, no, no. Ti ho detto pista in uso, QNH. Ok. Vento. Quelli li devo riportare però. Cosa? Quelli li devo riportare. Devi ripetere solo la pista. Ripeti di quello. Ah, ok, solo la pista, va bene. Ah, solo la pista? La pista è il QNH anche. Pista è QNH. Okay. È obbligatorio ripeterli perché devi avere feedback positivo che... Che ha capito. La parla ha capito. Capito? Capito. Capito? Capito. Beh. E vai. Rifacciamo allora. Vada. Futese Tower Lima Alpha India 1872, Runaway in uso la 07, QNH, non me lo ricordo. C'è una bella mano. Prendi un foglio di carta e una penna, che tutti ci abbiamo il cosciale dove prendiamo le note. C'ho foglio e penna sotto, infatti. Alpha India 1872, le ripeto, pista in uso 07, QNH 2976, mi riporti per fuori inizio lo 07. 2976? Wow, fa brutto tempo, sta peggiorando. Sei sicuro non sia il QFE 2976? No, il QNH. QNH? Madonna, l'equivalente in millimetri di mercurio, no, inch di mercurio. E tu squali? Oh. Ah, il QNH, Regris, mi senti, Regris? Yes. Dillo sempre sia in et pasqual che in pollici di mercurio. Cazzo, questo è un problema, per esempio. Cioè potrebbe essere 1013-2992. Perché ecco, qua ogni aereo c'ha il suo... C'ha il suo, sì. I suoi problemi. C'ha i suoi... Se dove l'hai visto il QNH? L'ho detto io, stavo a terra, detto un metro a zero, quasi, quasi riprovarmi. Era il QFE. Sì, mi sa che a me è il QFE, perché qua è mille, a 1013 segna 152 piedi il mio aereo, quindi è 1013. Sì, è il QFE. Minchia, il controllore ci vuole uccidere a tutti, Bella persona. Mi sembra un po' strano, 76. In realtà è l'assistente controllore, ci vuole uccidere, il controllore si fida. Qual è Kutaisi 44? Io stavo volando tranquillo, cioè per fatti mi ho messo in bocca cose che non ho detto. Sì, prenditi le tue responsabilità di controllore. Che sono queste zone, raga? Zona dogfight, zone che... Ci sono le varie cose carine. Allora, nella zona dogfight, praticamente ti esponi con l'aereo in volo già. Appena passi la linea gialla ti spawn davanti l'F5 che ti spara un 9x subito, un 9M, oh, così. Bellissimo. Tipo il cockpit per dirti buongiorno. Poi però praticamente ogni volta che passi quella linea da sud verso nord, da est verso ovest, e spawna un F5. Cosa cambia da quello che ho detto prima? Che si prende una volta e no, perché la prima, capito, non te l'aspetti e te la becchi. Ah, perché vai, io mi muto così entro in frequenza. Fine. Qual è la frequenza a proposito? 255 255.5 prese bend detto. Non è, ti ho detto di riportarvelo, non che sia autorizzato ad atterrare. Ok, io in questo caso sono in finale. Però cioè tu adesso mi dici di atterrare o io mi schianto, però. Cioè non ho il tempo materiale, non riesco a capire questa parte qui io, purtroppo, ragazzi. Cosa ti manca? Cioè, che tu mi hai chiesto di riportare initial, no? E io ti ho riportato. Sì. Tu adesso cosa mi hai detto? Di riportarmi il finale. Ok, sono in finale, ma io dal momento che sono in finale ho già quasi le ruote a terra, allora devo prenderla molto più larga. Il finale non è 300 miglia. Allora io devo prenderla molto più larga, ragazzi. Quello è fatto. Certo, ma tu il finale lo riporti anche tu a 2-3 miglia dalla pista, eh?
Minchia, 3.000, sono quasi le ruote sulla pista. Luca, correggimi se sbaglio sempre. Devo farlo più largo, se allora. Se lo fai a mezzo miglio di distanza, è chiaro che tu non hai il tempo di dirlo. Il finale, tu lo devi solo riportare per avvisare che stai arrivando. Cioè, l'autorizzazione all'atterraggio te l'hanno già data. Perché il finale è stai arrivando, finito. Tutte le varie autorizzazioni, tu l'autorizzazione all'atterraggio ce l'hai sulla base. Appena fai il riporto sotto vento, tu devi autorizzare l'atterraggio, ti infili e però vai. Però se per esempio, come è successo ora, io ho chiesto di riportare l'initial e fare lo straight in, quando, quando lo, io gli chiedo di appunto... Tasi Tower, good morning, Lima Alpha India 000, at the Westgate to 25.000 piedi, vai, facciamo prima. Ragazzi, devo staccare che devo andare a mangiare. Ci si becca dopo, dai. Bye bye. Va bene. Belli, ciao, 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 ciao. Lima Alpha India 01800. Copiato Westgate 25.000 piedi. Proceda con le sue intenzioni. Taxi Tower Lima Alpha India 1800. Richiede. Come si dice invece che landing approach per pista in uso. Lima Alpha India 1800 può procedere per l'approccio alla pista. Pista in uso 07 QNH 2992. Vento 0 nodi. Faccia per fuori tutto il la procedura di atterraggio, che non mi ricordo il nome. Landing Tasi Tower Lima Alpha India 0 QNH 2902 25.000 piedi. Devo fare tutta la procedura per il carrossava Stuca. Negativo Lima Alpha India 18 negativo Lima Alpha India 1800, il QNH è 2992, pista in uso 07, proceda a fare tutto il circuito di atterraggio di approccio. Tasi Tower Lima Alpha India 1800 QNH 2992, sono a 25.000 piedi, 11.000 piedi, 11 miglia dall'aeroporto. Sì. E ora? Sparta. Sono a 25.000 piedi. Gentle 242, go ahead.